comincerei. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, gli archivi della musica. Stasera affrontiamo questo, gli argomenti. Gli archivi della musica sono una fonte estremamente affascinante, oltre che complessa, perché quando si parla di archivi della musica, poi appunto i nostri ospiti spiegheranno meglio, si parla di partiture musicali, appunto, quindi ci fanno entrare proprio in un mondo bellissimo, affascinante, ma anche di altra documentazione, proprio di documentazione più prettamente archivistica, carteggi, oppure fotografie, diari, locandine e tante altre cose, insomma, questo lo vedremo. E abbiamo appunto i nostri ospiti stasera, sono appunto Federico Maria Sardelli, che molti di voi conosceranno, è direttore d'orchestra, ma non solo, quindi ha questo eclettismo che caratterizza, insomma, la sua persona e che lo fa conoscere sotto tanti punti di vista, appunto, perché è anche fumettista e scrittore, no? E infatti è del 2015, mi sembra, il suo libro che rappresenta bene questo binomio archivi e musica, no? Di cui andremo a parlare, che è L'affare Vivaldi, che è stato pubblicato da Sellerio nel 2015, vero? E che ci racconta una storia incredibile. È un romanzo storico, però che si fonda su fatti storici, effettivamente, insomma, realmente avvenuti, e che sono quelli legati appunto all'oblio al quale sono stati sottoposti gli spartiti di Vivaldi, quindi di questo grande della musica del Settecento, di cui Sardelli è esperto, appunto, e che furono ritrovati appunto nel Novecento. Quindi fino a quel momento Vivaldi è come se non esistesse. Quindi è interessante, no, vedere questo, quanto gli archivi rappresentino l'importanza che hanno da questo punto di vista. E poi ci sono ancora tante altre cose in questo libro interessanti, ma insomma verranno fuori nel corso della discussione. E quindi io intanto passerei la parola a Claudia Borgia della Soprintendenza Archivistica, che ci parlerà della valorizzazione, di cosa significa parlare di archivi della musica, della diverse tipologie di archivi della musica, ci farà alcuni esempi, e poi dopo passiamo alla chiacchierata, insomma, con Sardelli e Fabio Canessa. Grazie. Le ricordo dall'anno scorso, quindi grazie di essere venuti anche quest'anno a sentire quello che ha da dire la Soprintendenza Archivistica. Infatti la prima cosa che devo precisare è che noi stasera parleremo di quello che è stato fatto in un territorio che coincide con quello della Regione Toscana, perché è quello che abbiamo fatto noi e quello su cui io mi sento di parlare. Ovviamente l'amministrazione archivistica ha fatto anche tanto altro, perché di portali di questo tipo ne avete già sentito parlare dai miei colleghi probabilmente nelle precedenti conversazioni, per esempio quelli della moda, per esempio quelli della musica. Il sistema archivistico nazionale ha un portale specifico dedicato agli archivi della musica, quindi non è solo la Toscana che si occupa di archivi musicali. E poi non è solo la Soprintendenza Archivistica, perché per esempio in Toscana il Centro di Documentazione Musicale della Toscana, che è una emanazione della Regione con la Scuola di Musica di Fiesole, sta conducendo un censimento che riguarda però solo la musica notata, la musica notata che si trova in Toscana. Noi invece stasera parleremo un po' di altro. Come diceva Monica, parleremo di archivi musicali intesi nel senso più ampio, cioè di quegli archivi che possono servire come fonti per ricostruire la storia della musica e che quindi contengono tanti materiali di tante tipologie diverse, come tutti gli archivi del resto. E diciamo, vedremo un po' dei casi emblematici per sapere in che modo si possono trovare questi archivi, perché poi il problema degli
studiosi e dei ricercatori è sempre quello: dov'è che si trovano queste fonti? E parleremo sicuramente di archivi che di enti o di persone che hanno avuto come loro principale attività quella musicale, tenendo presente però che le fonti musicali, come tutti i tipi di fonti, si possono trovare in tantissimi archivi diversi, anche archivi nei quali uno non penserebbe mai di trovare delle fonti musicali. Per esempio, qualche tempo fa io mi sono occupata dell'archivio di Giacomo Matteotti. Giacomo Matteotti, deputato socialista ucciso dai fascisti nel 1924, nell'archivio di Giacomo Matteotti è conservato un carteggio di Titta Ruffo, il famoso baritono, perché Titta Ruffo era il fratello e la moglie di Matteotti, e quindi, siccome l'archivio di Matteotti è composto di una piccola parte di carte sue, diciamo quelle carte che sono riuscite a sfuggire alle devastazioni sia della casa di Roma sia di quella di Fratta Polesine, e da tanta documentazione familiare, in mezzo a tutta questa documentazione familiare c'è anche il carteggio di Titta Ruffo con la moglie, per cui, come vedete, una fonte che può servire per la storia della musica si trova in un posto veramente stravagante, direi, rispetto alle questioni musicali. E questa è la prima premessa. La seconda premessa, e penso che la dottoressa Pirulico sarà d'accordo con me, una delle fissazioni degli archivisti è quella della periodizzazione. Delle volte sembriamo dei geologi che fanno il periodo cretaceo, no? Tutte queste cose così. E in effetti, diciamo, questo nostro pallino discende dal fatto che è vero, insomma, è attestato che a situazioni istituzionali, sociali e storiche diverse corrispondono spesso dei modi diversi di organizzare la memoria e quindi anche di organizzare gli archivi e quindi anche di conservare questa memoria. Possiamo dire che l'8-900 per noi è un momento che fa da spartiacque, perché nell'8-900 cambia la musica e cambiano gli archivi. I linguaggi musicali, ora mi vergogno a dire questa cosa vicino a un musicista, però diciamo il linguaggio musicale si amplia, entra la dissonanza, si comincia a studiare l'elettromusicologia nel 900, la musica jazz, pop, rock, tutti questi linguaggi nuovi. Anche il concetto di archivio si espande, perché mentre nei passati regimi l'archivio era l'archivio in senso proprio, era l'archivio pubblico, l'archivio delle istituzioni statali, se si può dire statali per gli antichi regimi, ma insomma l'archivio di istituzioni pubbliche, e anche in Italia gli archivi delle famiglie, diciamo, perché in Italia le famiglie, soprattutto nelle zone come la Toscana, avevano una rilevanza anche politica e istituzionale molto forte. In Toscana la cittadinanza e la nobiltà sono due cose che vanno di pari passo, sono praticamente la stessa cosa, quindi negli archivi familiari ovviamente si trovano anche le fonti per la storia politica dell'Italia e per la storia istituzionale. Però diciamo, al di là di questi tipi di archivi, fino all'8-900 non ce n'erano altri. Con il passare del tempo in realtà anche il concetto di archivio si è ampliato tanto, e quindi sono entrati a far parte degli archivi, e per cui degli archivi di cui ci si interessava e di cui si interessavano gli storici, per esempio gli archivi delle persone, che per i musicisti vedremo sarà una cosa molto importante. E anche, e qui siamo in un periodo più vicino a noi, entrano non solo nuove tipologie di archivi, ma nuove tipologie documentarie all'interno degli archivi. Inizialmente gli archivi, fino a metà dell'Ottocento, gli archivi erano formati di carta e di pergamena. Oggi noi non abbiamo più nessuna difficoltà a considerare archivio anche un complesso formato magari di sole registrazioni sonore, perché dipende dall'attività di un soggetto produttore che ha prodotto quel tipo di documentazione lì, e quindi per noi quello è un archivio. Per cui diciamo ci sono tutti questi cambiamenti. Per cui appunto, per partire da questa periodizzazione, noi dobbiamo capire che negli antichi regimi, diciamo prima della Rivoluzione francese, la situazione sociale, la situazione istituzionale, politica, ha portato a una certa organizzazione degli archivi, compresi gli archivi musicali. Per esempio, fino
alla prima età moderna non ci sono tante associazioni che si occupano di musica, non ci sono enti che si occupano di musica, e ancor meno, anche se ci sono dei gruppi di persone che si occupano di musica, ce ne sono che abbiano conservato un archivio. È un costume diverso della vita musicale, c'è cioè il mecenatismo degli stati, c'è cioè il mecenatismo della chiesa, delle famiglie, è una cosa tutta diversa. Nell'Otto-Novecento questo cambia, nell'Otto-Novecento si dispiega il capitalismo, cominciano i musicisti ad agire in una maniera diversa, a non produrre più musica continuamente come avevano fatto in passato, ma a produrre meno musica e a tentare anche di ricavare dei vantaggi economici per tempi un po' più lunghi tramite il diritto d'autore rispetto alla loro musica. E vedremo che questo è quello che poi porterà la figura del musicista a passare dalla figura dell'artigiano alla figura dell'intellettuale, e questo è un cambiamento che avrà una importanza notevolissima sulla conservazione degli archivi, perché la loro produzione rimarrà più o meno uguale, ma la conservazione sarà molto molto diversa. Per esempio, qualche tempo fa mi telefona una collega della Biblioteca Nazionale che si occupa di archivi musicali e carte musicali, chiedendomi: c'è uno studioso americano che vuole vedere l'archivio della Camerata dei Bardi. Voi sapete, la Camerata dei Bardi, gruppo di notabili fiorentini che si riunisce per parlare di questioni di scienza e di musica, che mettono così in piedi gli stilemi del recitar cantando, ma la Camerata dei Bardi non è un ente, non è un'associazione, non ha lasciato un archivio. Non è detto che non si possano comunque trovare delle notizie in qualche modo, bisogna trovare delle strade più o meno parallele o convergenti, non lo so, bisogna trovare delle altre strade. Il suggerimento che noi abbiamo dato è stato per esempio quello di cercare negli archivi di famiglia, perché i musicisti che facevano parte della Camerata dei Bardi appartenevano a famiglie importanti di Firenze, quindi abbiamo detto: se cercate delle cose di Giulio Caccini andate a guardare nell'archivio Caccini del Vernaccia, se invece vi serve qualcosa di Ottavio Rinuccini cercate nell'archivio Rinuccini, sapendo che l'archivio Rinuccini non esiste più come archivio così autonomo, ma che è finito nella prima metà dell'Ottocento nell'archivio Corsini. Quindi questi sono i percorsi che si devono fare per ritrovare gli archivi musicali. Quando si arriva poi invece a un'età moderna un pochino più matura, cominciano anche a strutturarsi delle associazioni che si occupano di musica, tipicamente le accademie che si occupano di tante materie, di tante questioni: Accademia della Crusca per la Lingua Italiana, Lincei, Accademia del Cimento per la Scienza. In Italia c'è anche la più antica accademia musicale del mondo, che è l'Accademia Filarmonica di Verona, e anche in Toscana ci sono diverse accademie. Per parlare proprio di archivi che noi conosciamo, tra l'altro questo per parlare a un archivio ordinato, inventariato e consultabile, a Firenze c'è l'Accademia degli Immobili, che è l'accademia che ha gestito in qualche modo il Teatro della Pergola per tanti secoli, un'accademia che ha avuto una vita molto lunga, tormentata, con alti e bassi come sempre succede, che conserva un archivio molto grande, che ha anche tanta documentazione di tipo amministrativo. Immaginatevi che gestire un teatro richiede anche tanta documentazione contabile, finanziaria e così via, però ha anche delle serie specificamente musicali, che sono quella dei libretti d'opera, quella dei manifesti e degli avvisi e quella, molto interessante, delle parti musicali di opere, balli e cantate. Queste non sono copie, come si dice, manoscritti d'autore, e non sono neanche copie filologicamente esatte dei manoscritti d'autore, sono proprio la documentazione di servizio degli strumentisti, sono le copie d'uso, quindi è una cosa, diciamo, molto interessante. In tempi più recenti ci sono associazioni musicali con forme istituzionali ancora diverse, e in Toscana ce ne sono abbastanza di importanti, perché voi sapete, nel 1933 a Firenze nasce il Festival del Maggio Musicale Fiorentino, il cui archivio si sta riordinando proprio in questo periodo con un po' di fatica, perché è un archivio molto grande,
e che contiene proprio, come diceva Monica Pierlivo, tantissima documentazione di tipo amministrativo, tantissima documentazione di tipo musicale e tantissime registrazioni, tutto quello che è possibile, e anche una sezione molto grande e molto importante di bozzetti, per esempio, quindi una parte iconografica veramente rilevante, dove ci sono le scenografie, dove ci sono i costumi, dove, insomma, tutta questa parte anche spesso di autori di rilievo, non solo la musica che hanno di autori di rilievo, ma anche la parte iconografica. Altro importantissimo sodalizio musicale è l'Accademia Musicale di Giana, di Siena. Voi sapete, è un'istituzione musicale che offre corsi di perfezionamento di altissimo livello, grandissimi concerti e un archivio particolarissimo, perché la Chigiana nasce dalla volontà del conte Guido Chigi Saracini di fondare questa istituzione. L'archivio della Chigiana ci rende in qualche modo, proprio in maniera plastica, l'idea della commistione fra il fondatore e l'istituto, perché non c'è tantissima differenziazione fra questi due archivi. Questi due archivi sono strettamente commisti. E oltretutto, questo è un archivio, per esempio, nel quale c'è tantissima corrispondenza. Del conte Chigi Saracini si sono conservate 50, cioè ricevute da lui, non spedite da lui, 50.000 lettere, che è un numero per un archivio di una persona che veramente non ha pari. E sono tutti personaggi di grandissimo rilievo, dalla regina del Belgio, Ezra Pound, a tutti i musicisti più importanti che lui abbia potuto conoscere, da Mascagni, Enrico Boito, Alfred Cortot, qualunque musicista. Sapete anche che in Italia, sicuramente per la nostra storia, che è una storia di un paese che non è mai stato unificato fino all'Ottocento, i centri di cultura, e quindi anche i centri che così offrono cultura musicale, sono tanti e sono diffusi sul territorio. Non ci sono pochi centri importanti nelle città grandi e poi in tutto il resto il deserto. Io per esempio vengo da una città non tantissimo grande, Arezzo, eppure ad Arezzo ci sono due archivi musicali molto importanti, che sono quello dell'Associazione Amici della Musica e quello della Fondazione Guido d'Arezzo, che sono le due associazioni che dal 1950 fino a oggi, perché la cosa continua, hanno organizzato il concorso polifonico internazionale. L'Associazione Amici della Musica, tra l'altro, ha anche tutta una sua vita diversa dal polifonico, perché soprattutto nei primi anni della fondazione, i primissimi anni 50, uno dei soci era Arturo Benedetti Michelangeli, che ad Arezzo faceva dei corsi di perfezionamento pianistico, quindi c'è anche tutta questa documentazione. Però in questi archivi ci sono le documentazioni di tipo amministrativo sicuramente, e poi c'è la documentazione musicale, che sono sia gli spartiti, per esempio le trascrizioni fatte dalla giuria o comunque dai maestri della direzione artistica dei brani d'obbligo da cantare al concorso, e poi una quantità ancora non definita, devo dire, di registrazioni, che sono molto importanti perché ci fanno vedere delle cose che normalmente uno non potrebbe vedere, perché si tratta di un concorso internazionale di polifonia, dove noi potremmo sapere, guardando queste registrazioni, in che modo si eseguiva Monteverdi negli anni 70 del Novecento nelle Filippine, per cui diciamo delle cose un po' così particolari. Ma ci sono tantissime associazioni musicali, ora un tipo di musica diverso, ma insomma la musica contemporanea. A Firenze esiste l'Associazione Tempo Reale, fondata da Luciano Berio, che si occupa soprattutto di nuove tecnologie applicate alla musica. Anche questa ha un archivio molto importante, dove ci sono i libretti, dove ci sono le registrazioni, dove ci sono le partiture, come in tutte queste altre associazioni. Abbiamo visto quindi delle associazioni, degli enti che hanno come loro scopo la musica e che conservano i propri archivi. Ci sono però archivi musicali che un tempo probabilmente saranno esistiti e che nel tempo si sono andati poi disseminando in vari luoghi, e ci sono delle istituzioni che tipicamente riuniscono questa documentazione dispersa, e questi sono soprattutto i conservatori, le biblioteche e gli archivi di Stato. Conservatorio Cherubini di Firenze, oltre ad avere alcuni fondi di persone, perché ora i fondi di persone
tempo via via questi fondi che prima non esistevano, le persone da sole, a meno che non fossero proprio grandissime personalità, Galileo Galilei, Vasari, non conservavano un archivio privato. E appunto, siccome invece ora le personalità della cultura conservano questi archivi, via via biblioteche, conservatori, archivi di Stato cominciano ad acquisire questi archivi. Per quanto riguarda la documentazione più antica, invece i conservatori fanno un po' quello che fanno le biblioteche, cioè raccolgono manoscritti, raccolgono pezzi sparsi di archivi che un tempo esistevano. Il Conservatorio Cherubini, la Biblioteca Nazionale di Firenze. La Biblioteca Nazionale di Firenze è la biblioteca più grande d'Italia, non è ovviamente una biblioteca specializzata, però ha una sala della musica per la consultazione della musica a stampa, ha una sala dei manoscritti per la consultazione dei manoscritti, e nei fondi di manoscritti ci sono disseminati qua e là anche i manoscritti musicali. Pensiamo solo a quelli che stanno nei fondi dei conventi soppressi, poi ora parleremo un po' anche della Chiesa. E quindi praticamente la Biblioteca Nazionale Centrale è l'esempio più grande di quegli istituti di concentrazione che raccolgono i materiali che hanno perso in qualche modo quello che gli archivisti chiamano il vincolo, cioè la appartenenza originaria al complesso che invece era formato. Ancora gli archivi di Stato. Gli archivi di Stato per molto tempo non hanno conservato grande documentazione musicale, perché gli archivi di Stato nascono più che altro per conservare la documentazione di tipo pubblico, di tipo istituzionale. Quando poi, appunto, come dicevamo, anche carte di altro tipo, di persone o di associazioni non pubbliche, hanno cominciato a entrare nell'interesse degli storici, sono entrate anche nel radar degli archivisti, e quindi si sono così, anche gli archivi di Stato hanno cominciato ad acquisire. Spesso quelle che acquisiscono gli archivi di Stato sono carte di enti finiti o di persone. Ci sono dei casi particolari, per dire, nell'archivio di Stato di Siena è conservato il fondo archivistico di Marietta Piccolomini Clementini, un soprano molto importante dell'Ottocento, con questa grande carriera internazionale nei paesi di lingua anglosassone. Il suo fondo è un fondo personale che viene da un archivio di famiglia. Lei apparteneva a un'importantissima famiglia di Siena, famiglia che ha dato diversi papi, quindi una famiglia di grande rilievo. Il fondo Piccolomini Clementini è da tanto tempo in archivio di Stato di Siena e conteneva alcune piccole cose che riguardavano Marietta Piccolomini. Nel 2007-2008, non mi ricordo, sul mercato antiquario è sbucato fuori invece il fondo completo della cantante. Quindi si è visto che questo archivio di persona, così legato a un archivio familiare, valeva la pena di acquisirlo, e oggi si trova nell'archivio di Stato di Siena ed è costituito come poteva essere costituito il fondo di una cantante dell'Ottocento, cioè contiene corrispondenza con gli impresari, contiene diari suoi e diari di familiari, tra l'altro molte cose, tutta documentazione che si integra in qualche modo con quella che già l'archivio di Stato conservava. Non parliamo solo della musica alta, musica classica, come si dice. A Siena esiste, per esempio, la Fondazione Siena Jazz, il Centro Nazionale di Studi sul Jazz Arrigo Foglillo, che è probabilmente una delle più grandi raccolte sonore che ci sono in Europa. In Italia sicuramente è la più grande raccolta specializzata, che contiene materiali ovviamente che riguardano tutti il jazz, ma che contiene una varietà, diciamo, infinita di tipologie di supporti. Nei materiali, non si può dire nelle carte, della Fondazione Polillo ci sono dai cilindri fonografici della fine dell'Ottocento fino ai DVD, alle nostre chiavette o quello che ci sia. Insomma. Sempre per rimanere su una musica, diciamo, diversa da quella che noi chiamiamo classica, in Toscana anche gli archivi comunali conservano degli archivi musicali, perché gli archivi delle bande musicali spesso si trovano negli archivi comunali. Ora, spesso non c'è documentazione tipicamente musicale dentro questi fondi. Di solito negli archivi comunali ci sono due o tre faldoni che riguardano la banda musicale, se siamo proprio fortunati, però in alcune città della Toscana ci sono queste carte.
e sono importanti perché ci permettono di vedere qual era la vita musicale anche in città che magari non avevano un teatro, non avevano una stagione lirica, e quindi ci possono dare comunque delle informazioni importanti. Ora, visto che l'ho accennato, parliamo del fatto che una grande mole di archivi musicali sono legati agli archivi della Chiesa. Voi sapete appunto l'importanza istituzionale che la Chiesa ha avuto a partire dal Medioevo. Nel Medioevo le circoscrizioni, il territorio è organizzato dalla Chiesa, quindi la Chiesa era dovunque, e quindi dovunque si scrivesse qualche cosa, che fosse musica, che fosse un'altra cosa, c'era la Chiesa che era pronta ad accogliere poi queste carte. Tante volte i comuni lasciavano le loro carte nella sede della diocesi, perché era la sede importante, perché si sapeva che lì sarebbero state conservate, perché era una sede di prestigio, per cui è chiaro che la Chiesa, oltretutto esercitando un mecenatismo molto, molto diffuso, conserva tante carte musicali. Non parliamo dei conventi, non parliamo dei monasteri, anche perché tantissima di questa documentazione, almeno in Toscana, è finita nelle biblioteche pubbliche, perché nel periodo napoleonico conventi, monasteri vengono tutti soppressi, le loro carte, tutte le loro proprietà vengono incamerate dallo Stato, e quindi in gran parte oggi si trovano nelle biblioteche pubbliche. Ma ci sono tante, tante carte che invece sono ancora conservate dalla Chiesa. Per esempio, nelle cappelle musicali delle diocesi. A Prato c'è una cappella musicale del Duomo, che è una istituzione che risale al 600, ma che è ancora viva, vivace, che tutti gli anni organizza il concerto di Natale a cui vanno tutti i pratesi, quindi una cosa molto importante. E negli archivi delle diocesi sono conservate anche carte ben individuate di musicisti. Per esempio, nell'archivio della primaziale pisana sono conservate le carte di Nicola Benvenuti, che è stato un importante organista, all'epoca anche compositore, oggi un po' credo dimenticato, e le sue carte. Lui è vissuto fra la fine del Settecento e la prima, è morto nel 1867. Le sue carte non sono ancora le carte individuate di una personalità che formano un fondo separato dal resto delle carte della primaziale pisana. Le sue carte sono intanto solo i manoscritti musicali che lui ha scritto o che lui ha ricevuto da altri musicisti, ma poi sono più o meno miste con le altre carte della primaziale. Con le generazioni successive questo cambia. Per esempio, nell'archivio diocesano di Lucca sono conservate le carte di Raffaello Baralli, che nasce nel 1862 e muore nel 1924, un teorico del canto gregoriano, e le sue carte sono perfettamente individuate all'interno dell'archivio diocesano. Baralli, perché ora di un musicista almeno dobbiamo parlare, è un contemporaneo quasi perfetto del musicista toscano vissuto fra 8 e 900, più importante, che ha avuto più rapporti con il pubblico, che ancora conserva un rapporto aperto con il pubblico, e che è Giacomo Puccini, le cui carte hanno subito un processo di dispersione infinito. Non tanto l'archivio vero e proprio di Puccini, perché il suo archivio, quello prodotto da lui, le lettere che lui ha ricevuto, si trovano più o meno tutti, tra l'altro ultimamente sono stati ritrovati tantissimi manoscritti musicali che si pensava non fossero, dopo che è morta la nipote, che li teneva sotto il letto, sono stati riportati nell'archivio, quindi tantissimi manoscritti musicali, ma di carte pucciniane di vario tipo ce ne sono in tantissime associazioni, in tantissime biblioteche della Toscana. Questo perché Puccini è stato un musicista importante, è stato sicuramente un intellettuale, ma è stato anche un divo. In Puccini c'è questo elemento divistico che non c'è in altri musicisti. Tutte le carte che si trovano, per dire, alla Fondazione Bacca del Monte di Lucca, non mi ricordo chi altro ha delle carte, la Fondazione Puccini di Lucca, l'Associazione Lucchesi nel Mondo, tutti quelli che hanno queste carte pucciniane, non hanno pezzi dell'archivio di Puccini, hanno pezzi dell'archivio tipicamente delle sorelle, della cognata e del cognato, insomma tutte cose che derivano dalla famiglia Puccini, organizzando però il proprio archivio intorno alla figura di Giacomo Puccini. E infatti queste carte sono piene
abbiamo tutte queste simpatiche reliquie che però ci sono anche nella villa, diciamo, che conserva il suo archivio vero e proprio, però in misura maggiore anche in questi altri archivi, e che comunque ci servono in qualche modo per ricostruire questa figura di questo divo. Altri musicisti meno divi conservano archivi altrettanto importanti. A Firenze, ovviamente, in sé c'è il fondo di Luigi Dalla Piccola, che ha lasciato, a parte la biblioteca, che l'ha lasciata la Biblioteca Nazionale, però ha lasciato tutto a sé, compreso il suo pianoforte, compreso il suo studio, che è stato tutto ricostruito, si può vedere dietro una vetrata, tutto quanto sistemato. E anche l'archivio di Dalla Piccola è un archivio molto importante, perché contiene sia suoi scritti sulla musica, testi di conferenze, insomma, cose di questo tipo, sia molti manoscritti musicali, non tutti editi, sia una corrispondenza molto importante, una quantità di corrispondenza molto importante. E Dalla Piccola muore nel 75, siamo in pieno Novecento, ecco, la corrispondenza è veramente in questo momento la trama del mondo culturale, quindi le corrispondenze di questi artisti sono veramente, veramente importanti. Se vi ricordate quello che avevamo detto di Benvenuti, stiamo parlando di musica, abbiamo visto un crescendo, cioè dalle carte del musicista che si individuano, però rimangono frammiste al resto delle carte, siamo passati a archivi di persona ben individuati, archivi di musicisti che hanno una vita propria. Così, en passant, non ci sono soltanto musicisti classici, non sia mai, in Toscana si conservano le carte di Fabrizio De André, se qualcuno avesse interesse. C'è la corrispondenza, che è tutta corrispondenza più o meno legata all'attività professionale o corrispondenza familiare, ci sono le lettere degli ammiratori, però ci sono anche, per dire, diciamo, per chi si interessa di variantistica, ci sono i suoi appunti quando scriveva le canzoni, e quindi tutte le varie versioni, dai primi abbozzi alla canzone finita. Prima che mi abbattano, ci sono tante carte anche di musicisti molto contemporanei, molto vicini a noi, morti recentemente. Questi archivi sono costituiti in larghissima parte di quelli che fino a un po' di anni fa si chiamavano supporti avanzati, e questi ci danno dei problemi che in futuro gli archivisti dovranno risolvere, perché abbiamo questi archivi, per esempio a Firenze c'è quello di Giuseppe Chiari, c'è quello di Pietro Grossi, che sono formati di carte, ma sono formati anche di tanti materiali di vario tipo. Pietro Grossi è quello che ha suonato per primo il capriccio numero 5 di Paganini con un computer Olivetti con le schede perforate. Noi dovremo nel futuro riuscire a risolvere il modo di descrivere questi archivi, considerandoli come dei complessi organici, ma anche descrivendo in una maniera puntuale e precisa tutti i materiali che ci sono, ognuno nel modo adatto a quel materiale lì. Ultimissima cosa, perché un altro filone che oggi devo dire è quasi completamente dimenticato, anche se ho visto che invece ultimamente sono stati dati alcuni finanziamenti, in Toscana ci sono degli archivi anche abbastanza importanti di etnomusicologi. Per esempio nella biblioteca di Arezzo c'è un archivio che riguarda uno studio specifico fatto da Diego Carpitella, che è stato un allievo di De Martino, un collaboratore di De Martino, sui canti popolari della zona di Arezzo. Recentemente, qui siamo un po' al confine fra musica e non musica, abbiamo saputo che un centro per le tradizioni popolari dell'Empolese Valdelsa ha recuperato l'archivio di Natale Masi, che sarebbe la persona che ha insegnato a Benigni a poetare in ottava rima, e quindi abbiamo ritrovato anche questo archivio qui, come in Toscana c'è l'archivio del cantastorie Eugenio Bargagli, come all'archivio di Stato di Firenze è conservato l'archivio di Caterina Poema, che è stata una importante etnomusicologa, ma anche rispetto a altri, per esempio rispetto a Carpitella, che era uno scienziato, uno studioso, Caterina Bueno cantava le canzoni che ha trovato, e quindi è un archivio molto importante, anche questo con una parte, diciamo, di supporti avanzati abbastanza rilevante, e per di più legato agli altri archivi della famiglia Bueno, che sono quelli di Javier Bueno, che era il padre, di Antonio Bueno, che era lo zio, quindi
ripartito, dove una parte importante appunto è questa di Caterina e dei suoi materiali musicali. Basta, Toscani, io ignoravo per esempio che Sena Jazz avesse davvero un archivio di Polillo, perché Polillo era senese? Non so, non pensavo. Però appunto, allora dunque, veniamo a Federico Maria Sardelli. Io sono contentissimo, lo ringrazio tanto che sia venuto, perché ha un'attività concertistica molto impegnativa e che abbia trovato spazio oggi per venire da noi mi fa molto piacere. Anche perché questo libro, L'Affare Vivaldi, mi pare il più adatto per gli archivi in assoluto, e ora vi spiegherò perché. Intanto questo libro è una storia in particolare che Federico conosce bene, nel senso che oltre ad essere lui direttore d'orchestra, flautista, un grande artista, musicista, al massimo esperto di Vivaldi dell'era cristiana, eccetera, però è anche, come sapete, un fumettista, è un vignettista del Vernacoliere. E una sera, appunto, che noi facevamo una serata sul Vernacoliere, c'era anche con noi l'amico Andrea Camerini, e allora facevamo questa serata sul Vernacoliere con i disegni di loro, con la satira, con interventi miei sulla letteratura satirica, eccetera. E Andrea viene a me e mi dice: guarda, c'è Federico che ha scritto questo libro, L'Affare Vivaldi, stasera presentiamo anche questo. E ho detto: ah, volentierissimo. Nel senso che pensavo lo presentasse lui, io non sapevo neanche esisteva. E allora siamo a fare questa serata e io a cena gli do un'occhiata a questo libro perché mi pare interessante, dico: guarda, una cosa strana, Vivaldi. Poi lui che fa il vignettista, il musicista, poi fa anche lo scrittore, cioè fa un sacco di cose. E gli do un'occhiata e poi quando siamo sul tavolo, come siamo ora qua, e io dico a Andrea, dico: Andrea, devo parlare del libro, me lo dici, ti do la parola. E lui dice: chi l'ha letto? Io non mi ha letto, sono corno del libro. Dico: scusa, dice, presenta la tenda. Dico: chi l'ha letto? Non sapeva neanche esistere. Allora, siccome ho già detto che si presentava, mi ha toccato fare questa. È l'unica volta, infatti mi ha visto che io ero molto agitato, perché è l'unica volta in vita mia che ho fatto la presentazione di un libro che non avevo letto. Ovviamente facendola malissimo, perché sono corno cos'era. Allora mi facevo delle domande per farlo vedere i libri che non avevo letti, molto generiche, e poi non l'ascoltavo nemmeno che mi diceva lui, perché tanto il libro non l'avevo letto, quindi non una troia. Poi c'era anche l'atmosfera poco adatta, perché noi avevamo la paccata dei fumetti del Troio di Andrea, e poi c'erano tutte le civette del Vernacoliere, Viva la Topa, eccetera, quindi non era che con Vivaldi, no, non era il contesto per Vivaldi assolutamente. Però io ero talmente a disagio che il giorno dopo andai subito alle Via Coppe e comprai questo libro qua e me lo lessi anche per curiosità. E rimasi assolutamente entusiasta, cioè secondo me è un libro bellissimo, non è che lo dico perché è fantastico. Come riparazione io telefonai a lui e dissi: Federico, abbi pazienza. Io, a me è piaciuto tanto, ora lo vorrei presentare davvero, perché di sera l'altro ieri, te lo ricordi, no? L'abbiamo presentato, insomma, di posto in Massa Marittima, nella diversale biblioteca, così c'era anche Coco Cantini, a Borgheri, ecco, dove c'eravate anche voi. Quindi l'abbiamo presentato un sacco di volte e io, quando... dopo che l'ho letto, faccio anche il furbo io da solo, perché ogni tanto quando sono a chiacchierare con qualcuno di importante, mi dico: ma sai che Vivaldi... Questo poi racconta il libro, no? Ora Federico ve ne parlerà, ma insomma, lo sai che Vivaldi, quando è morto, era passato di moda e non se lo filava più nessuno, e i suoi spartiti sono andati dispersi, e per 200 anni, per due secoli, Vivaldi non esisteva? E se voi aveste chiesto a Alessandro Manzoni o a Giacomo Leopardi, Vivaldi, loro avrebbero detto: chi è? Come è? Chi lo conosce? Non ho mai sentito. E poi è rispuntato carsicamente nel Novecento. E quindi già questo, allora io parlando una sera parlando con Vecchioni, per quello era Roberto Vecchioni a cena, io lo sai che parlo del furbo io questa. E lui dice: no, ci credo, prendo il telefono, dice: senti un po', telefonare a lui, gli passo ai Vecchioni, un'altra volta con Giulio Giorello. Poi ogni tanto lui lo sa, riceve da me degli sms di notte, perché io a mezzanotte magari parlo con qualcuno di questi qua, Arbore, ok, e gli dico a lui sms: se sempre sveglio non c'è nessuna risposta, allora io non lo chiamo perché insomma l'educato. Però l'ho pubblicizzato moltissimo, proprio perché cerco di lavorare il trauma di quella sera a cui l'ho presentato senza sapere niente. Ed è, come vedete, ospitato nella collana dei gialli di Camilleri, cioè della Sellerio questa qua, perché a suo modo è anche un thriller, è anche un giallo. Ed è, a parte scritto benissimo, è appassionante, cioè, ora vedrete
La cosa più importante per noi oggi è che è davvero tutto di archivio. Salvelli scrive che mentre in genere si dice appunto che tutti i personaggi e i fatti non sono riferibili a niente di vero, lui dice ma invece questo è tutto vero. Cioè lui che cosa ha fatto? Ha fatto una ricerca straordinaria, anche molto approfondita, sugli archivi e ha fatto quello che noi vorremmo fare qui, modestamente, cioè far rinascere gli archivi, cioè non lasciarli polverosi, villa e travolta e noiosi e tutti schematici, ma l'ha fatto diventare un romanzo molto appassionante. Sì, perché uno dice, ah, cosa c'è al numero, lo scaffale 4. E invece lui mi ha fatto un romanzo molto appassionante, molto divertente anche, dove racconta tutto questo, che già è incredibile che il Vivaldi non fosse estinto per 200 anni. Noi pensiamo tutte le volte che se c'è, che ne so, Omero, ma quando Omero ha scritto l'Iliade, poi dopo tutti hanno conosciuto Omero, invece non è vero, non è sempre così. Alcune cose passano di moda e poi ritornano di moda e poi vengono riscoperte. Ma l'affare Vivaldi è veramente incredibile, sembra un giallo inventato, oltretutto ricco di prospettive storiche, di cose di questo genere, e invece è tutto vero. E ecco, intanto la prima cosa che chiedo a Federico, e poi appunto lui ha portato un bel po' di immagini da farci vedere per raccontarci questa storia, è quanto tu fossi consapevole fin dall'inizio di questa storia, nel senso che tu ovviamente, al contrario di me, che sono delante di questa faccenda di Vivaldi, non sapevo che Vivaldi, tu l'avrei saputo per 200 anni, no, ma quanto di questa storia sapevi e quanto l'hai scoperto anche tu facendo le ricerche e poi scrivendo questo libro? Dunque, anzitutto grazie per qua, ringrazio la dottoressa Perugino e la dottoressa Borgia per la loro ospitalità, la loro introduzione. E per rispondere a Fabio Canessa, che sta cercando pietosamente di rimontare la famosa rimonta del ciuco morto, ma dunque l'archivio Vivaldi, cioè tutto quello che noi sappiamo di lui, l'archivio Vivaldi si intende quello che Vivaldi stesso conservava a casa sua. Lui era una persona scrupolosissima e precisissima, diversamente da quello che si suppone conoscendolo come violinista impetuoso, uomo di grande carattere, uomo di teatro, quindi gli abbiamo sovrapposto un cliché di artista un po', ce lo immaginiamo tipo Paganini, no? Che fa questo trillo del diavolo, che fa. In realtà lui era un uomo scrupolosissimo che passava ore, ore e ore della sua giornata seduto al tavolino a scrivere con l'inchiostro, con le dita nere, e scriveva i suoi manoscritti, a cui teneva moltissimo, perché ci teneva compositore di antico regime ai suoi manoscritti, perché erano l'unica fonte di trasmissione della musica, e la carta è stata l'unica fonte di trasmissione non solo della poesia e di tante altre arti, ma della musica, fino a che non sono stati inventati altri supporti nel Novecento. Quindi se noi volevamo conoscere una composizione bisognava avere questo foglio di carta che trasmette quelle note lì, in quell'ordine lì, autografo, non autografo, una copia, una buona copia, parti staccate, in partitura, comunque quella, una fonte cartacea che trasmettesse quell'opera d'arte. Quel tipo di opera d'arte non si trasmette diversamente, non c'era l'iPod, non c'era la chiavetta USB, e quindi la gelosia di Vivaldi per la sua musica manoscritta consisteva nella coscienza che quella era l'unica possibilità di quella musica di esistere. Tant'è vero che molto spesso lui scriveva, dopo aver composto un brano, sull'angolo destro della partitura, originale, oppure originale del Vivaldi, oppure originale del quale non vi è altra copia. Quindi ben conscio della fragilità del supporto, chiamava i copisti in casa sua a copiare la sua musica, quindi il copista veniva da lui, non è che lui andava dal copista, a quel tempo c'erano le copisterie, che non sono come oggi con la fotocopiatrice, c'erano delle copisterie musicali, con i copisti che erano un fulcro fondamentale della trasmissione di questa arte. La musica, voi pensate a un'opera teatrale. Un'opera teatrale si fa con 7-8 cantanti, un coro, un gruppo di musicisti che possono essere 20-30 strumentisti. C'è bisogno, quando una volta il compositore ha scritto il suo manoscritto, il suo autografo della sua composizione, la sua opera, catoni unica, tre atti, ma un po' alto così,
questo manoscritto, che gli viene pagato 100 zecchini veneziani, questo unicum ha bisogno di essere moltiplicato, perché lo devono leggere tutti i musicisti, lo devono imparare a i cantanti, lo devono leggere tante persone. Si porta in copisteria, il copista e i copisti, i suoi aiutanti, cioè un capo copista e altri scriba aiutanti, lo copiano e ne fanno una, due copie. Copiare un'opera teatrale costava quanto pagare Vivaldi per comporla. Cioè, Vivaldi prendeva 100 zecchini, un copista e il suo atelier di copisti, per farne una copia sola, prendevano circa 80 zecchini, 86, 85, 84 zecchini. Quindi pensate quanto prezioso fosse questo elemento, questa carta che circolava. Nelle liste di pagamento, la dottoressa prima diceva come gli archivi musicali non siano soltanto archivi che contengono musiche scritte, stampate o manoscritte, ma contengono altre carte, carteggi dei compositori o di altri, e anche conti, sono importantissimi nelle liste di pagamento, per esempio, sapere quanto è costata lo strumento, quanto è costata una muta di corde per il violoncello, cioè sappiamo quanto è costato lo Stabat Mater di Vivaldi, che fece nel 1712 quando andò con suo padre a Brescia, perché nella stessa lista di pagamento in cui si paga Don Antonio Vivaldi per la fornitura di uno Stabat Mater, si paga suo padre Giovanni Battista per aver suonato il violino nello Stabat Mater, si pagano anche un liutaio che fornisce quattro corde per un violoncello, una muta di corde per un violoncello. Bene, la muta di corde per violoncello costa quasi quanto lo Stabat Mater di Vivaldi. Cioè, queste cose ci danno il polso della verità, altrimenti ci sfuggirebbe. Per noi diventa un'opera d'arte un po' distaccata dal tempo, mettiamo il disco, ascoltiamo questa musica sublime, ma diventa una cosa così un po' astratta. Sapere che quella roba lì serviva per mangiare, per vivere, quanto costava un chilo di pane all'epoca, quanto costava uno Stabat Mater. Allora, i documenti, gli archivi, sono fondamentali per ricostruire tutto, che poi è la vita di una persona, la vita non soltanto la vita artistica dell'artista, ma la vita vera, totale, globale. Allora, per rispondere alla domanda di Fabio, quando mi sono interessato a scrivere questo libro quando ho iniziato io sapevo già tutto. Devo dire che sono stato fortunato, perché io mi occupo di Vivaldi da tanti anni e questa storia qua la sapevano in pochi, in effetti, anche i miei colleghi e musicologi e musicisti molto spesso non sapevano veramente cosa fosse successo. E quando la raccontavo in conferenze tipo questa, sembrava di raccontare una novella, di raccontare un romanzo, per l'appunto. Era troppo rocambolesca il fatto che non solo sparisce questa musica per più di due secoli. Vivaldi muore nel 1741, questa musica riaffiora nel Monferrato, in un paesino occimiano, il Monferrato, un paesino microscopico, nel 1925. Fino allora silenzio su Vivaldi. Prete, Vivaldi musicista, Vivaldi uomo e Vivaldi e la musica di Vivaldi, cioè se non c'è quella carta lì non si può eseguire, quindi nessuno può sapere quella musica se non c'è, se è rinchiusa in un armadio nel Monferrato oppure a Venezia, oppure in un armadio chiuso dove nessuno per secoli mette il naso, magari se lo passano di famiglia in famiglia, di lascito in eredità, però se non viene più aperta e suonata, quella musica non c'è. È come se noi avessimo, non so, i quadri di tutta l'opera di Caravaggio, tutti i quadri, chiusi in una soffitta di una casa, e rimangono lì per due secoli. Per due secoli Caravaggio non c'è, finché non si apre quella soffitta, quei quadri non esistono. Ebbene, io avevo la fortuna di conoscere questa storia perché lavoro su Vivaldi da tantissimi anni e ho la fortuna di lavorare in un archivio moderno che è l'Istituto Italiano Antonio Vivaldi della Fondazione Cini di Venezia, sull'isoletta di San Giorgio. Ci sono tanti istituti, istituto per la musica, istituto per le arti, istituto per la letteratura, e questo istituto Vivaldi raccoglie tutta la musica di Vivaldi esistente nel mondo in forma di copie moderne, quindi fotocopie, microfilm, fotografie, non esistono lì a Venezia manoscritti autentici di Vivaldi. Pare incredibile, ma Vivaldi esiste ovunque meno che a Venezia. E ha avuto questa fortuna di lavorare strettamente lì, e poi nel 2007 di essere e di diventare il responsabile del catalogo di Vivaldi. Come tutti i compositori importanti, anche non importanti, c'è bisogno di fare un catalogo, un censimento di tutto quel che c'è, metterlo in ordine, e questi cataloghi di compositori che hanno scritto migliaia di composizioni, non centinaia, migliaia, sono cataloghi complessi, perché sono strutture
estremamente complicate da tenere a bada, sia per, dal punto di vista proprio dell'organizzazione, della sistematizzazione, ma sia anche perché, immaginandoci di avere tutto sotto mano, che non ci sfugga nulla di quello che ha scritto, che noi sappiamo che esiste anche un manoscritto a Nottingham, esiste anche un altro manoscritto, una seconda versione di quel concerto a Civitale del Friuli, che collide a un terzo tempo diverso dal manoscritto di Nantes, che invece presenta mille colazioni, un copista. Immaginandoci di avere sotto controllo tutto, e non ce l'abbiamo, è difficilissimo mettere insieme tutta questa roba, dargli un ordine preciso, dargli delle filiazioni, darle un ordine, diciamo, che è piramidale poi nella sistematizzazione, e tenerlo aggiornato. Sembra incredibile, ma i cataloghi non sono una cosa morta, ma sono una cosa in continua ebollizione, perché ogni giorno, quando uno va a ricontrollare un certo manoscritto e fa uno studio, uno studioso si occupa di quella sonata, di quell'opera, di quel concerto, rimette insieme le fonti, trae nuove deduzioni, dice no, questo non è del 1741, questo in realtà l'aveva già scritto nel 24, è fatto da un'area d'opera trascritta per... ti scombina tutto, devi spostarlo, e allora la numerazione si perde, cioè, vabbè. Il catalogo italiano è questo mostro che ha messo insieme Peter Riom, uno studioso danese, che ci ha dato lo standard. Oggi su tutti i dischi, su tutti i programmi di concerto, voi vedete Antonio Vivaldi, concerto per violino RV 250. RV significa Riom, Peter Riom, che è un signore che ora ha circa 80 anni, danese. Riom Verzeichnis, Verzeichnis in tedesco è catalogo. Nel 2007 questo Peter Riom, sia maledetto, mi ha dato la responsabilità. Beh, continua te, io mi sono rotto le scatole. A questo punto io sono diventato responsabile di questo catalogo, che è una responsabilità gigantesca, perché significa anche avere la responsabilità dell'attribuzione o della disattribuzione. E allora non mi voglio ingombrare con questioni di attribuzionismo e di esame delle fonti o di verità di questo tipo, ma per dire che a questo punto io nel 2007 avevo anche questa roba sotto mano, e quindi mi è stato facile scrivere questa storia, raccontarla. L'ho voluta raccontare in una forma non musicologica, non da saggio scientifico, altrimenti me l'avrebbero letta in 13 persone, compresa mia madre, e ho preferito dargli un taglio un pochino più divulgativo, scrivendo un romanzo che però fosse un romanzo storico, e quindi vigilatissimo dal punto di vista delle fonti, senza inventarmi quasi nulla, se non proprio di personaggi, di collante o quelle poche cose che mi mancavano. Vi leggo un brano, tanto per darvi l'idea di cosa è scritto, ma anche di come ci sta bene oggi qua. No, fammi portare il catalogo, balbettò quasi afono, e sprofondò nel cuscino già zuppo di sudore, privo di forze per aver detto soltanto quelle poche parole. Dopo qualche minuto Alma ricomparve col catalogo in mano. Lo trovò a occhi chiusi e, per non disturbarlo, gliel'appoggiò sul comodino, scansando delicatamente la caraffa dell'acqua e il portapillole d'argento. Il catalogo era un quaderno in quarto, rilegato in pecora, che lui stesso aveva compilato lungo quei 30 anni di soggiorno a Occiniano. Era il suo gioco, era la sua passione. Intere giornate e nottate passate in biblioteca a estrarre manoscritti, incunaboli, libri in sedicesimo, in ottavo, in quarto, in folio, a censirli, suddividerli per generi, epoche, autori o argomento, di ciascuno leggendo scrupolosamente il frontespizio, la data di pubblicazione, il luogo, lo stampatore, a prenderne preciso appunto, fino a ordinare tutte quelle centinaia di foglietti in uno schedario, e poi distillarne le informazioni sul grande quaderno di pecora, il catalogo, con la C maiuscola. Era il suo gioco più bello, e riaprì gli occhi felice come un bimbo non appena lo sentì posare sul comodino. Lo prese in mano e gli sembrò pesantissimo come non lo era mai stato. Se lo poggiò in grembo e iniziò a sfogliarlo per la millesima volta, scorrendo, con l'indice deformato dall'artrosi, i titoli che riconosceva come vecchi amici, gli occhi velati di lacrime, il respiro sempre più rado. Ecco, in numerose pagine come questa ci sono questo libro che hanno proprio il gusto della ricerca, del catalogo, il piacere fisico proprio, quasi anche dell'archivio in un certo senso. Mentre la storia comincia, come vi dicevo, con le sorelle rimaste a Venezia di Vivaldi, che non hanno più un quattrino, anzi
c'hanno i creditori che gli bussano la porta, perché Vivaldi è morto a Vienna in assoluta povertà e completamente dimenticato, in Calle di Fabri Margarita e Zanetta non uscivano ormai quasi più. Per comprare verdure, pane e pesce, Zanetta si levava di primissimo mattino e scivolava al mercato di Rialto senza parlare con nessuno. Entrambi andavano poi ai vespri di San Giacomento coperte col velo nero e rientravano subito in casa. Vivevano come due vedove, eppure non si erano mai sposate. Erano le vedove del fratello. L'ultimo anno l'avevano passato a girare per casa come due fantasmi. La mente sempre altrove, il cuore vuoto come l'appartamento di sopra. Un'ansia e una vergogna continua per i creditori che bussavano, i monelli che schernivano, i vicini che sparlavano. Ecco, tipico del romanzo storico, c'è questa anche... c'è anche questo gusto per ricreare i luoghi, il tempo, e ci sono vari luoghi e vari tempi in questo romanzo, perché c'è appunto la Venezia subito dopo la morte di Vivaldi, ma poi c'è anche il Novecento nostro, e c'è un collegamento tra queste storie, c'è questo paesino di Occimiano dove viene ritrovato tutto, ecco, e c'è anche la grande abilità di Sardelli nel costruire un libro che ha tantissimi umori, oltre che a essere un libro storico che racconta appunto la verità estratta dai documenti, ma è anche divertente, ha anche molte cose comiche e anche commovente, perché ha molte cose tragiche, è anche paradossale, se lo fosse inventato uno direbbe che c'è anche un po' troppa fantasia, perché ha messo insieme cose tra loro molto distanti, e lui riesce a cucire tutto questo con grande abilità. E infatti so che o ha finito, sta scrivendo un altro libro, e per cui infatti evidentemente ha anche questa vocazione oltre a tutto il resto. Ecco, se ci fai intanto questa cosa. No, allora io qui ho delle immagini che vi ho portato per, vabbè, sono sulla vita di Vivaldi, ma non voglio ingombrarvi con la vita di Vivaldi, quello non sono legge su un dizionario, ma sono su Wikipedia e cose simili. Quello che mi premeva farvi vedere il lavoro vero di questo uomo, cioè il fatto che quando noi pensiamo a un musicista, che può essere appunto anche Beethoven, può essere, appunto, finché la musica si scrive a mano e non si scrive più già sul computer o su altri supporti, come il lavoro del musicista sia un lavoro piuttosto noioso, noi si idealizzano questi, perché abbiamo una visione sempre molto romantica, o perlomeno influenzata molto dal mito romantico dell'artista, per cui il genio che ha un'ispirazione, scrive questa cosa come gli arrivasse da un iperuranio e che coglie e che stende così. In realtà il lavoro del musicista è un lavoro di studio, di tanto esercizio sull'armonia, sul contrappunto, e dopodiché quando si compone e il compositore deve vivere della sua penna, sta inchiodato al tavolino ore e ore. E quello che scrive non è soltanto frutto del suo ingegno, del suo guizzo e della sua grande fantasia, e quindi è l'opera d'arte quella che poi noi riconosciamo per tale e che arriva fino a noi, ma è anche un lavoro che è fatto di strati, che è fatto di cancellature, che è fatto di ripensamenti, che è fatto come pittore davanti alla tela e così via. È interessante vedere questo, e lo è su Vivaldi in special modo, perché Vivaldi è uno dei compositori oggi fra i più famosi, no? Perché abbiamo Bach, Vivaldi, Handel, Beethoven, Mozart, cioè è diciamo nell'empireo, dal nulla, dalla dimenticanza più assoluta, ora deve essere uno dei più incisi discograficamente. Credo che Le quattro stagioni siano il titolo più inciso di tutti gli altri, sia della nona sinfonia di Beethoven, sia di qualsiasi altra composizione. Quindi dal nulla, dallo zero, dal silenzio è diventato anche un compositore abbastanza commerciale, un fenomeno di mercato, no? Del secondo Novecento, quando ce lo siamo riguadagnati, esplosa una passione per Vivaldi che, diciamo, lo ha anche un po' volgarizzato, anche un po' banalizzato. Oggi Vivaldi entra nelle segreterie dei nostri cellulari nell'Ottocento, ma per colpa di una serie di traversie che non vi sto a raccontare, perché vi leggete il libro, altrimenti è inutile che vi racconti adesso il libro. C'è la borsa qui, se no poi non lo compra più nessuno. E, no, quello che mi premeva farvi un attimo toccare con mano è il lavoro giornaliero di questi uomini, che ora si parla di Vivaldi, ma si potrebbe parlare di Handel, di Bach e di altri, perché il lavoro poi era quello.
e come lo scrivere musica fosse un'occupazione giornaliera. Cioè questa gente stava ore e ore e giornate in casa per comporre. Se voi vedeste adesso, non l'ho portato, ma vedeste il catalogo di Antonio Vivaldi, come vedeste il catalogo di Bach o di Telemann, sfogliandolo e vi accorgete che ci sono, non lo so, opere teatrali, 100 circa, opere teatrali che durano dalle 3 alle 4 ore, quindi sono, ogni opera teatrale sono circa 40-45 arie, cori, recitativi, sinfonia, eccetera, e ne ha scritte circa un centinaio, oratori ne ha scritti 6, ne è rimasto uno, e mottetti ne ha scritti circa 120, ne sono rimasti 13, concerti per violino sono circa 350, dico circa perché poi ci sono varie situazioni non numerabili, non quantificabili, perché il concerto incompleto, il concerto a cui manca un movimento, il concerto di cui c'è un movimento solo, il concerto che divide due movimenti con un altro, quindi come si fa a fare il conto di 252 concerti? Ci sono vari strati di completezza e incompletezza e interpolazione che impediscono di fare proprio il censimento così numerico, però le cifre sono impressionanti. Solo i concerti per violino sono 250. Concerti per violino, avete presente la primavera, eccetera, l'estate, ce ne sono 250. E quegli assi dei violinisti suonano sempre i soliti 10, 15, ignorano che ce ne siano così tanti altri. 38 concerti per fagotto, 24 concerti per flauto, insomma sono cifre impressionanti. E quindi quando vedi, e quando uno sfoglia queste partiture, che sono decine, centinaia, migliaia di pagine di musica scritte in tutte le sue parti, ti rendi conto che questi stavano inchiodati al tavolino, cioè c'erano poco da... Poi viaggiavano, suonavano, ma stavano tutto il resto del tempo con il culo quadrato sulla seggiola e le mani in suppe di inchiostro, perché poi il ferro gallico ti si imprime qui su queste tre dita e te le puoi lavare 10 volte al giorno e queste tre dita ti rimangono zozze, nere sempre. Io che un po' disegno e un po' scrivo anch'io con questo inchiostro, è una cosa... Quindi queste persone lavoravano sodo. E il loro lavoro, nel caso di Vivaldi, noi abbiamo un caso che è particolare. Di Vivaldi non è rimasto quasi nulla di lui stesso, della sua vita, della sua persona. Non abbiamo cimeli, non abbiamo oggetti, non abbiamo il suo violino, non abbiamo la sua parrucca, non abbiamo il suo vestito, non abbiamo il suo clavicembalo. Mentre di Beethoven, di Mozart, noi andiamo a Vienna e visitiamo casa di Beethoven e vediamo il fortepiano, il coso, la tabacchiera, il cornetto acustico e tutti gli oggetti della sua vita. Poi appunto i cimeli, appunto lei ha citato Puccini, andate a Torre del Lago e vedete la cucina di Puccini, gli stivali da caccia di Puccini, i fucili di Puccini, e oltre alla musica, oltre ai biglietti, oltre a tutte queste cose. Quindi esiste tutta una parte di documenti che ci rende poi anche la persona, oltre che il lavoro strettamente artistico, che mancano assolutamente in Vivaldi, perché di Vivaldi è il motivo per cui Vivaldi si è dimenticato. Cioè per lo stesso motivo per cui dopo, nel 1741, morta la persona fisica, ci si è disinteressati della sua musica, perché era fuori moda, era completamente... Lui è arrivato a 64 anni, è morto a 64 anni, per l'età, per l'epoca era un vecchio, ormai fuori moda, non si interessavano più alla sua musica, per cui faceva fatica a vendere un concerto, a vendere un'opera, l'avevano sorpassato. Quando muore, la sua musica è vecchia, non, nessuno vuole più suonare, non ci interessa più. Quindi non solo sparisce, perché quel enorme blocco di manoscritti musicali che era il suo archivio personale fa tutta una serie di traversie, rimane rinchiuso in case private e non esce fuori al mondo, quindi si sigilla in qualche modo, quindi insomma non c'è la musica, ma quando anche ci fosse stata, la sua musica sarebbe stata vista come una cosa obsoleta, una cosa che non di nessun interesse. Quindi c'è questo vuoto della memoria dovuto anche alla perdita di interesse già avvenuta nell'ultima fase della sua vita. Ci mettiamo che sparisce anche la carta, e quindi quando nel 1925 viene fuori per caso questa enorme valanga di manoscritti, sono sì, aveva scritto questo, ma chi era Antonio Vivaldi? Ma chi era? Boh, 100 concerti, 200 concerti, ma chi era? Cioè, deve essere qualcosa di importante se ha scritto così tanto, e da lì è nato l'interesse. E da lì poi nel dopoguerra, questo interesse si è bloccato un po' con la Seconda Guerra Mondiale, ma nel dopoguerra c'è stato appunto il boom e lo studio. A questo studio, che è partito tardi, mancano ancora un sacco di
risultati. Se per Bach, per Handel, per Scarlatti, per tutti i musicisti suoi contemporanei c'è stata una conservazione della memoria, quindi dopo morti si è continuato a conoscere, studiarli, indagarli. Pensate che Beethoven poteva avere sul suo letto di morte, mentre era in moribondo, il dono di tutta l'opera omnia di Handel fatta dalla società, dalla Handel Society di Londra. Cioè si pubblicava tutto Handel nel primo 800, si consci del fatto che Handel era un compositore fondamentale e Beethoven lo poteva sfogliare, conoscere. Così si può dire anche di Bach, che si è conservata la trasmissione su Bach, almeno delle cose essenziali, cioè Dicembre ben temperato come opera didattica. Tutti i tedeschi studiavano sul Dicembre ben temperato. Mozart, bambino, studiava le fughe di Bach sul Dicembre ben temperato, quindi sapeva benissimo chi era Bach. Magari non conosceva quella certa cantata, non conosceva tutto, ma insomma, la memoria, il filo non si era interrotto. Con Vivaldi, che proprio ci sono state le parche in grade, non solo per la vita ma anche per l'opera, è successo che si è perso l'interesse, si è perso lo studio, si è perso l'indagine. Quando si è riannodato questo filo nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, intanto si erano perdute una valanga di tracce, perché il tempo distrugge. Se io apro l'armadio della nonna e sono il nipote, che gli è morta la nonna, dice: cos'è questa roba? Tiro fuori questi libri che a me non mi dicono più nulla, su cui io non ho nessun elemento culturale di contatto, perché questa roba non mi parla più. Cioè, dove si tiene questa roba? Ma me la fai buttare via? E succede che si buttano via le cose. I passaggi ereditari, o succede per famiglie familiari che hanno un gusto della conservazione, una tradizione e anche un certo rispetto, ma in generale per mille altri casi succede che le cose si perdono. I teatri si incendiano, tutte le partiture teatrali di Vivaldi non ci sono perché sono conservate da quel teatro lì o da quel teatro là, ci sono perché ce l'aveva lui in casa, il suo originale, l'originale del quale non vi è altra copia. Ma se no, in quell'opera lì non ci sarebbe una riga in tutti i teatri in cui è stata eseguita, perché i teatri non conservavano la roba, le partiture, tantomeno le parti staccate, quelle che sono sulle gire di ogni musicista. Ha citato la dottoressa adesso l'archivio della Pergola a Firenze, che è l'archivio storico della Pergola, l'Accademia degli Immobili. L'impresario della Pergola, oggi si direbbe il manager, si direbbe il sovrintendente del teatro della Pergola, al tempo di Vivaldi era il marchese Luca Casimiro degli Albizzi. Questo marchese Luca Casimiro degli Albizzi, uno dei fondatori degli immobili, scrive a Vivaldi, cioè innanzitutto gli commissiona ben tre opere. Non c'è un rigo di Vivaldi alla Pergola. Ci sono alcuni documenti che sono preziosissime liste di pagamento, si sa quanto hanno speso per allestire la Tenaide o per allestire lo Scanderbeg, quanto hanno dato la tale cantante. Anche questi sono spaccati di vita per noi fondamentali, ma non c'è la musica. E scrive Luca Casimiro degli Albizzi in una lettera a Vivaldi, dice: caro Don Antonio, non mi mandate il vostro originale, perché lui vi vuole mandare il suo manoscritto della nuova opera che stava per scrivere, per proporgli, tipo: guardate cosa ho scritto, cioè, non me lo mandate il vostro originale, perché anche se lo faremo, poi gli originali non li conserviamo e l'anno dopo diventano carta per pizzicaroli. Scrive queste esatte parole, loro stessi, carta per pizzicaroli. Quindi ci domandiamo: perché su 100 opere di Vivaldi ne sono rimaste soltanto 22? Perché era carta per pizzicaroli. Quindi, alla fin fine, allora, si perde l'interesse per l'uomo, per lo stile, per il gusto, ma si perdono importanti fette di produzione. Alla Pietà, dove Vivaldi ha insegnato e suonato per tutta la sua vita, qua, ad alterne vicende, lo assumevano, lo licenziavano, La Pietà è questo istituto di orfanelle veneziane, c'erano quattro istituti per l'infanzia abbandonata a Venezia, La Pietà, gli incurabili, i mendicanti, eccetera, e Vivaldi nella Pietà insegnava queste ragazze, solo femmine, che venivano istruite nella musica a livelli altissimi. L'orchestra della Pietà era una delle più belle orchestre d'Europa, venivano da tutte le parti d'Europa a ascoltare queste ragazze, che non erano visibili perché avevano una vita quasi claustrale, suonavano dalle balconate dietro alle inferriate, per cui non si potevano vedere né visitare. Vivaldi scrive quintali di musica per le orfane della Pietà, musica sacra, concerti per il violino, concerti per tutti i tipi di strumenti, anzi, proprio concerti per molti strumenti sono una caratteristica della Pietà, perché volevano far vedere come queste ragazze fossero abili
a suonare il flauto dritto, il flauto traverso, l'oboe, il fagotto, il violino, la viola d'amore, la viola da gamba, il violoncello, il clarinetto, lo chalumeau, il saltello, la tiorba, il mandolino, ditemi uno strumento dell'epoca, lo suonavano a pietà. Bene, e Vivaldi ha questa tavolozza immensa di strumenti, di corde strumentali, quindi tutte le musiche per molti strumenti sono scritte proprio per loro. Ebbene, la pietà che commissiona Vivaldi per 40 anni, dal 1703 al 41, musica fresca a Don Antonio Vivaldi, un concerto alla settimana, un mottetto al mese, cioè roba, grandi numeri, non conserva nulla. Noi se abbiamo i mottetti di Vivaldi scritti per la pietà perché Don Antonio se li teneva gelosamente una copia in casa. Se abbiamo gli oratori, un oratorio solo ne è rimasto, la Giuditta Triumphans, quel monumento gigantesco di Vivaldi, lo conosciamo non perché l'hanno conservato gli abili governatori della pietà, perché la carta costava e far copiare costava, per cui una volta fatte le parti staccate anche la conservazione ingombrava. Era di una grettezza che noi non abbiamo idea, ma dovevamo dare alloggio, vitto e far vivere centinaia di queste ragazze, per cui dovevano farle risparmiare e non hanno conservato nulla. Oggi esistono a Venezia solo poche parti staccate, cioè parti staccate vuol dire la parte del contralto, la parte della viola, degli ultime opere sacre che Vivaldi ha consegnato alla pietà nel 38. C'è un bellissimo Confitevole che si conosce solo per la parte del contralto e la parte della viola, insuonabile, cioè proprio poche cose sparse. Quindi volevo dirvi che tantomeno se non si conservava nemmeno le opere, nemmeno il frutto del lavoro artistico, figuratevi se conservavano il clavicembalo di Don Antonio Vivaldi, la parrucca e la ciocca ai capelli come si fa con Beethoven, che già diventa un divo durante la sua vita. Si butta via tutto. Quindi su Vivaldi non c'è niente di concreto. Non ci sono, se andate a Venezia non c'è la casa di Antonio Vivaldi da visitare. Lui ha vissuto in perlomeno 4 appartamenti a noi noti. Oggi c'è l'hotel. Questa è la parrocchia del Vennato, è San Giovanni in Bragora. Questa è la basilica dove lui da giovane suonava insieme a suo padre, perché suo padre Gian Battista era un violinista molto bravo, bresciano, venuto a Venezia, e era violinista in San Marco. Era un bel mestiere essere violinista in San Marco, però era anche barbitonzone, perché molto spesso c'è una tradizione veneziana di barbieri violinisti. Non chiedetemi perché. E quindi il giovane Don Antonio, nelle feste importanti, veniva. Vabbè, è molto piccola l'immagine, mi dispiace. Questo è Canaletto, quindi però più o meno durante le feste solenni, come musicista soprannumerario, abbiamo le liste di pagamento di San Marco che ci dicono che il giovane pre Vivaldi, ancora prima di essere pre, quando era ancora diacono, subdiacono, stiario, eccetera, veniva pagato come musicista aggiunto. Questa è la chiesa della Pietà come si presenta ad oggi, però questa facciata lui non l'ha mai vista, l'hanno finita di edificare dopo la sua morte negli anni 50, del 700. Questo è l'interno della pietà e vedete ai lati, mi dispiace le immagini sono un po' piccole, le due balconate da cui le fanciulle cantavano e suonavano. Si sta stretti come sardine quando si sta in balconata e noi ci immaginiamo, noi siamo abituati alle orchestre sinfoniche di oggi, no? Quando noi si va a sentire un concerto sinfonico, abbiamo una grande sala da concerto, un teatro e abbiamo 16 violini primi, 14 violini secondi, 10 viole, 12 viole, numeri ragguardevoli. Andate al Maggio Musicale Fiorentino, andate a Roma all'Auditorio a parlare della musica. Per noi l'orchestra è questa, l'orchestra sinfonica. Le orchestre di antico regime, del 600 e del 600, erano poche persone, pochi gatti, a volte a partire a cioè un violino primo, un violino secondo, una violetta, un violoncello. Se manca la violetta, la può fare un altro violino. Cioè ci sono delle indicazioni che solo sui manoscritti fanno capire questa vita quotidiana, fatta anche di piccole miserie. Appunto quello Stabat Mater che vi ho rammentato prima, che Vivaldi nel 12 fa a Brescia con suo papà e che viene pagato quanto una muta di corda del violoncello, a un certo momento c'è uno di questi movimenti, Vivaldi scrive: se manca la viola lo può fare un violino. Cioè perché non c'hanno i soldi per pagare un violista? Quindi è bello vedere, il manoscritto per noi diventa allora una fonte
formidabile di informazione. Questa è un concerto delle ragazze fatto in una sala, quindi non in chiesa. Le ragazze le vedete sul fianco sinistro che suonano il violino, cantano, e i nobili che ascoltano. Questa è una delle grate da cui cantavano, rendendosi quindi irriconoscibili e alimentando la fantasia dei visitatori, perché venivano questi visitatori da tutta Europa. Una volta ci venne anche Jean-Jacques Rousseau negli anni 50 del Settecento, e Rousseau volle vedere a tutti i costi queste fanciulle, perché si immaginava che musica così ben eseguita, così perfetta, sia scritta bene ma poi eseguita in maniera incomparabilmente bella, fosse cioè, si immaginava dei visi angelici, degli angeli queste ragazze, e insistette con i governatori della Pietà per salire su e farsi presentare queste fanciulle. Opposero dei divieti, poi alla fine insistendo lo portarono su, e lui rimase a bocca aperta e vide questa, quella zoppa, quell'altra sfigurata al daiolo, quell'altra tutta deforme, quella grassa, cioè, ebbe una delusione recente. Ma perché il mondo è quello, noi quando ascoltiamo la musica ci facciamo un'immaginazione sopra, ci immaginiamo chissà cosa, e poi la vita è ben diversa, così come se quando ascoltiamo Beethoven, cioè, siamo rapiti dalla bellezza della musica, ma dovessimo andare a cena con Beethoven, molto spesso ci rimarremo scandalizzati a vedere quest'uomo che, vabbè, lasciamo perdere cosa faceva. Anche su Mozart c'era, cioè, sì, vabbè, allora mi voglio comprare con aneddoti sulla guida, come si fa, svio. E invece sì, vi dico solo che quando ci fu un ufficiale napoleonico durante l'invasione di Vienna, voleva conoscere a tutti i costi Beethoven, era un grandissimo ammiratore di Beethoven, già noto, già famoso all'epoca, quindi questo parigino, questo giovane ufficiale che amava Beethoven a dismisura, suonava i suoi pezzi per pianoforte, quindi si fece fare lettere di presentazione per essere presentato al famoso Beethoven. Beethoven alla fine consentì a riceverlo, e questo giovane ufficiale, questo colonnello, si presentò alla porta. Ci abbiamo il diario di questo colonnello, che è stato pubblicato recentemente, appunto, diari, carte, come la carta sia importantissima per trasmettere la vita. Ebbene, e questo qui va a bussare alla porta di Beethoven, che abitava ancora nel Mönchengladbach Bastai, in questa casa bellissima del barone Pasqualati. Il barone Pasqualati era ceduto al quinto piano di questa bellissima casa tutto l'appartamento, la Beethoven l'aveva devastato, cioè aveva, per esempio, non potendo vedere fra due finestre che facevano angolo, non potendo vedere un pezzo del panorama, spaccò tutto e fece dei buchi nel muro per sfondare il muro, cioè rovinò questo bellissimo appartamento. E il barone ci rimase malissimo, perché diceva: vabbè, capisco che ve lo do, sei un grande musicista, ma anche spaccarmi il muro. E lo andò, gli andò a aprire Beethoven a questo giovane, che rimase a bocca aperta, questo giovane ufficiale, perché si vedeva quest'uomo con la barba lunga, il colletto lercio nero marrone, la camicia sbottonata fino alla pancia. Dentro questa casa c'era un puzzo che si tagliava con la fettatrice. Arrivò al pianoforte e capì l'origine di questo odore. Beethoven, quando era preso anzitutto, poi vabbè, non sentiva, era già parecchio sordo, per cui la conversazione fu faticosa e sgradevolissima per tutte e due. Era molto sospettoso: ma lei chi è, ma cosa vuole, ma cosa è venuta a fare, cosa dica. Lo fece accomodare, andò da un'altra stanza e lui capì perché c'era questo sito, perché sotto il pianoforte c'era un vaso da notte pieno. Perché Beethoven, per non perdere l'ispirazione quando suonava, quando componeva, per non alzarsi e non andare in bagno, teneva il vaso, il pitale, e non lo svuotava, si dimenticava di svuotarlo. Quindi vabbè, quindi conoscere poi la persona e ascoltare poi l'adagio della nona simbolica, che meraviglia, l'adagio mi porta all'Empirio, poi ci vai a cena e scendi giù dall'Empirio. Allora, se andate su, fra le poche vestigia di Vaglianza, si vede male, ma sul soffitto della Pietà c'è stato fatto, dopo morto, 10 anni dopo la morte di Vivaldi, un bellissimo affresco. Tiepolo ha fatto questo affresco, ci sono molti angeli e musicanti, e in un angolo c'è quest'angelo che suona il violino e che tiene il naso dritto verso l'alto. In mezzo fra i due angeli, fra l'ala e l'angelo con il naso dritto, si affaccia un personaggio, non so se si vede, c'è un signore col nasone e
capelli rossi. Forse se si spegge la luce. Sì, se si spegge la luce. Un mouse. Non so come si faccia qui a ad ingrandirlo. No, ma indicarlo. Cioè indicare dove. Ah, indicare. Sì. E questo è un ritratto postumo di Vivaldi, fatto un omaggio posteriore, dove si vede Vivaldi con i capelli rossi che tiene praticamente, perché la mano non è quella dell'angelo, perché la posizione del sarebbe come se Vivaldi da dietro gli tenesse l'archetto del violino. E questa è una delle poche cose che abbiamo di lui in quel luogo. Oggi al posto del conservatore della Pietà, dove lui insegnava, c'è l'Hotel Metropole. Se voi andate all'Hotel Metropole e passate la voce, la scala dove lui saliva tutti i giorni per andare a fare lezione, questa scala a bovolo, cioè a chiocciola, non esistono effigi autentiche di Vivaldi se non questo famoso ritratto, che non sappiamo se sia lui e non sappiamo chi l'abbia fatto. Si trova a Bologna, nella quadreria di Padre Martini, però l'autore del dipinto è ignoto e non siamo sicuri. C'è chi lo disattribuisce, c'è chi lo attribuisce. Questo non so perché non ci sia. Ecco, questo è l'altro ritratto che conosciamo di Vivaldi, è inciso un mulino inciso come antiporta del cimento dell'armonia e dell'invenzione, l'opera ottava, che sarebbero i primi quattro concerti dell'opera ottava, sono le famose stagioni. E poi sono 12 concerti per violino. Ecco, esce nel 25 ad Amsterdam le famose stagioni e il cimento, e viene fatto questo ritratto. Però il ritrattista è un olandese che non ha mai visto Vivaldi, quindi lo incide sulla base di qualche disegno inviato, qualche foglietto, quindi anche lì non si sa bene. Questo è l'unico ritratto esistente fatto davvero, è una caricatura, e l'ha schizzata lì per lì durante il viaggio di Vivaldi a Roma, il soggiorno di Vivaldi. Vivaldi è stato per due anni a Roma nel 23 e nel 24, infatti Pier Leone Ghezzi era un pittore famoso romano, autore di grandi lavori sacri, e fissato con la musica, lui stesso dilettante di violoncello, che quando arriva qualche compositore, qualche musicista a Roma, lui gli fa subito la caricatura. Abbiamo le caricature di Pier Leone Ghezzi di tutti i più importanti musicisti dell'epoca, fra cui questo schizzetto vivace di Vivaldi, c'è scritto sotto il prete rosso, compositore di musica che fece l'opera a Capranica del 1723. Vabbè, questa è l'unica cosa in qualche modo autentica, però vedete le informazioni sono scarsissime. Questa è una copia che Pier Leone Ghezzi ha fatto della stessa caricatura, è stata scoperta recentemente a Mosca in un altro album di disegni, però è la copia della precedente. E ora veniamo alla carta, alla musica. Questa è il tesoro di Vivaldi, questo è tutto quel che abbiamo di lui, è quello che ci consente di suonarlo e di eseguirlo. E questi manoscritti sono stati rilegati dopo la sua morte, mettendo insieme fascicoli di diverse dimensioni, come vedete da questa foto, no? Carta più piccola, più grande, legate insieme dopo. Qualcuno l'ha legata insieme dopo, perché questi fascicoli, ognuno di questi fascicoli è una composizione, può essere un mottetto, può essere un concerto, può essere un atto di un'opera e così via. Quello che li ha in parte salvati, in parte ha distrutto un ordine originale, perché degli archivi la dottoressa ci potrebbero insegnare molte cose, le dottoresse qui presenti, è importante conservare il più possibile l'ordine originale. Quando si comincia a spostare le cose si perdono informazioni preziose anche sulla cronologia e anche su tante sugli strati. Quindi questo ordine qui è posteriore, subito dopo la sua morte, e in certi casi conserva ancora l'ordine che si suppone essere quello originale, in altri casi lo dissolve creandoci dei problemi gravi. Per esempio, per far entrare tutti i fascicoli dentro volumi di dimensioni più o meno uguali e poterli rilegare in carta pecora per poterli ben collocare su uno scaffale, chi li ha rilegati, che probabilmente era il bibliofilo veneziano, il senatore Soranzo, grande bibliofilo, importantissimo nel Settecento, dovendoli far rientrare, diciamo, in uno standard, succede che cosa fanno?
ci sono dei concerti che a un certo momento finiscono senza finire, vengono interrotti senza l'ultimo movimento, senza il secondo movimento, e continuano nel volume accanto. Altre volte i concerti si interrompono senza continuare da nessun'altra parte. Quindi noi abbiamo opere incomplete che non sappiamo dove siano finite, cioè, ma forse è stato perduto un intero volume e quindi non abbiamo più la continuazione o l'inizio di una certa composizione. Questo succede quando le cose si tramandano, si cerca di dare un ordine a quello che non sappiamo più bene come sia stato ordinato inizialmente, o per altri motivi. Alcuni manoscritti, per esempio, vengono tagliati, rifilati, se non stanno dentro il formato che serve a Soranzo per fargli entrare nella sua biblioteca, quello esubera a un formato troppo largo, così senza fare troppi scrupoli lo fa tagliare. Noi La tempesta di mare, concerto per flauto meraviglioso di Vivaldi, ha tutte le battute dei fogli, del lato destro del foglio, mutile. Mancano note, mancano informazioni. Si possono poi faticosamente ricostruire di forma ipotetica, però a un certo momento o un'intera battuta o mezza battuta viene tagliata dalla taglierina, semplicemente, perché così entra bene in libreria. Quindi poi questa carta ha delle vicende che influiscono molto sul contenuto, sulla trasmissione. No, questi sono esempi di grafia vivaldiana, non vi interessa, nel senso qui ci sono dei materiali un po' eterogenei, non è una cosa che ho messo qua per voi. Questa è una tipica pagina scritta da Vivaldi, è un'opera, il Tito Manlio, che è un'opera scritta nel 18 a Mantova, lui è stato per due anni a Mantova, maestro di cappella, e si trova là. Questo Tito Manlio è un'opera, un mattone, diciamo, il manoscritto è alto circa così e la musica dura circa 4 ore. Una valanga di arie, di duetti, di cori, alcune cose di una bellezza incredibile. Ebbene, non so se riuscite a leggere in alto, c'è scritto musica del Vivaldi fatta in 5 giorni. Cioè lui ha scritto questa musica in 5 e non è una millanteria. Altri documenti della copisteria di pagamento di Mantova ci confermano che da quando hanno cominciato le prove, da quando è stato pagato, da quando è stato incaricato, che non è una millanteria ma è vero. Quindi quest'uomo aveva la capacità di inventare in così poco tempo e il tempo di stendere, perché soltanto a copiare quel mattone di roba un copista ci mette forse di più. Lui invece lo scriveva. Questo per esempio è il suo famoso Gloria. Gloria è uno dei pezzi più famosi oggigiorno, dopo le stagioni. Gloria 4 con gli strumenti del Vivaldi. Il Gloria ha tutta l'apparenza di essere, questo è il manoscritto quando si apre. Vedete l'estrema chiarezza e la pulizia di questa grafia? Come questa traduca un pensiero limpidissimo. E se voi scorrete questo manoscritto, vi accorgereste che non ci sono quasi errori, è pulito, non ci sono ripensamenti, sono pochi ripensamenti grattati col coltellino, perché quando si sbagliava all'epoca non c'era l'inchiostro, si può solo grattare, aspettare che asciughi bene, se no si fa un disastro. Quando è asciugato, con una lama affilata, con un coltellino si gratta la carta in superficie, stando attenti a non perforarla e a non arricciolarla troppo, perché sennò quando ci si ritorna con l'inchiostro spande tutto. Quindi durante la composizione non si è anche fermare e avere dei tempi morti, aspettare 3-4 minuti che asciughi bene l'inchiostro, grattare. Quindi sono dei lavori faticosissimi, ma la carta è così preziosa all'epoca che non si butta via. A volte Vivaldi, quando comincia un foglio nuovo e sbaglia subito all'inizio, non butta via o cambia il foglio come faremo noi. Oggi una carta da fotocopia non costa niente, tutta carta chimica, carta che non vale nulla. All'epoca carta di puro cotone era costosa, la manifattura costava, per cui l'uomo preferisce stare lì a perdere tempo, 10 minuti a grattare, asciugare, coltellino, così, pur di non perdere un foglio. E gli utilizzava la parte su vari appunti e poi l'ha copiato in bella calligrafia. Lo ha scritto direttamente così, la prima volta. Si dicono queste cose di solito di Mozart, no? Si dice che non sbagliasse mai, che andasse proprio come un treno dritto senza mai avere ripensamenti. In realtà anche lui cancellava, anche Mozart sbagliava e cancellava, però è vero che ha questa fluidità di pensiero e di mano, proprio questo nesso fortissimo fra mano e mano.
E Vivaldi è uno di questi, di quelli che pensa, scrive e non torna quasi mai indietro. E se torna indietro lo fa per vari motivi che sono diversi a quelli che pensa lui. E questo anche ce lo dicono le carte. Questo è un piccolo inizio di catalogo manoscritto, è un foglio su cui lui ha appuntato gli inizi, gli incipit di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 composizioni. Poi non so perché si sia interrotto, si è stufato, l'hanno chiamato a pranzo, non so perché, ma è il tentativo di catalogo, di mettere gli incipit di alcune sue composizioni. E questo fa anche capire come l'uomo abbia una tendenza all'ordine delle sue cose, della sua musica e dei suoi manoscritti. Questi sono i vari esempi di correzioni, cioè Vivaldi al tavolino che sbaglia e corregge. Vedete, nella prima battuta, quelle due patacche nere sotto la voce del mottetto per ogni, sotto la per, ci sono quei due sol scritti due volte, sopra e sotto. Si è sbagliato e è riscritto sotto. Qui non ha avuto tempo di grattare, perché molto spesso uno deve consegnare, deve a fretta, cioè deve iniziare le prove. Questa era gente che scriveva, inventava, c'era quello subito pronto a provare quello che sono. E quindi non c'è tempo di grattare, e anche dopo, a metà del rigo dove c'è scritto mottetto per ogni tempo accanto solo, sotto la parola canto solo, ci sono quei due re cancellati malamente con la penna. Non ha avuto la voglia o il tempo, la possibilità di grattarli e di scriverli meglio. E lo stesso anche l'ultima battuta, ci sono quei due re riscritti sotto a penna in maniera vigliacca. Questo è il lavoro invece di grattamento del manoscritto. Vedete, quando si gratta si ottiene questo effetto, che non è pulitissimo. Si legge ancora cosa c'è sotto, è faticoso comunque. Però tutte queste cose qua, che non sono roba da paleografi polverosi, cioè sono momenti di vita di una persona e ci danno informazioni sul flusso del pensiero, su perché ha cancellato quelle note, perché le ha riscritte in un'altra maniera. Vedete, qui ha cancellato furiosamente, tra con dei tratti di penna, ma quando cancella così è perché vuole recuperare quella musica, non la vuole abbandonare del tutto. Cioè questa roba, non per questo tipo di esecuzione, in questa serata qui non si esegue, fra un mese mi potrà servire, lo riuso questo alleluia, lo metto in un altro mottetto, in un'altra città, quindi la musica la posso continuare a leggere, non la cancello del tutto. Scrivo così in modo che quando suona il clavicembalo e dirigo l'esecuzione, oppure non la dirige per me, la dirige un altro maestro, deve capire che questa cosa non si esegue, si salta e tra, quindi giri pagina e continui a suonare. Però non perdo il contenuto musicale. Anche queste sono informazioni. Ecco, questo è un altro tipo di informazione. Qui non ha avuto tempo di grattare, aveva furia, la grafia è furiosissima rispetto a quella del Gloria, molto proprio penso, invento e devo consegnare, e quindi cancello in maniera, diciamo, molto grossolana. Altra maniera di cancellare era chiudere due pagine fra di loro, sigillarle con dei bordi di ceralacca, in modo che quando giro pagina le giro due insieme, e quello che c'è in mezzo non lo leggo. Oggi noi andiamo a staccare la ceralacca e a curiosare perché cosa c'era sotto. E quando vediamo gli errori, il cosa c'era sotto, rimaniamo delusi, perché noi ci aspettiamo l'errore, come per errore ci aspettiamo la cosa brutta, la cosa venuta male, la cosa deforme, la nota sbagliata, la nota stonata. In realtà questa gente scrive sempre bene, scrive sempre perfettamente, cioè hanno un mestiere tale che è incredibile. Cioè noi si va a guardare dietro a quella battuta cancellata, se la suoniamo e ci senti bella, ma perché l'ha buttata via? È bella, funziona. Perché l'ha buttata via? L'errore è istruttivo per noi, perché ci fa capire qual è il percorso mentale. L'ha buttata via perché non voleva andare in sol minore, voleva girare in si bemolle maggiore. E te butti un pezzo così bello perché semplicemente il tuo disegno, diciamo, formale è diverso. Cioè ci tieni così tanto alla forma, all'equilibrio, alla struttura, all'organizzazione architettonica del tuo pezzo, che butti via una bella idea. Quindi non è l'errore come si pensa a noi, una nota stonata o brutta. E quindi questi errori, ecco perché appunto io ci tengo tanto ai manoscritti e al loro senso, perché ci danno una valanga di informazioni sul gusto della persona, sul gusto, sull'estetica,
sul modo di pensare, sul modo di concepire il pensiero musicale. Per esempio, ora non ho qui l'esempio, ma abbiamo dei concerti, mi ricordo il concerto del flautino famoso in La minore, dove lui comincia con un inchiostro, poi gli finisce l'inchiostro, come succede spesso, lo allunga con l'acqua e continua a scrivere con l'inchiostro allungato. Quindi dicevamo, questo manoscritto a un certo punto sì, possiamo accendere, altrimenti c'è il manoscritto in cui a un certo punto un certo inchiostro non c'è più e ne comincia un altro. Se noi vediamo quando, in che cosa consiste il cambio di inchiostro, abbiamo informazioni istruttive sulla composizione. Lui scrive, si fissa, come fa anche Mozart nella Requiem quando sta per morire, perché lui sa che sta male. E allora gli inchiostri ci dicono tanto di quel momento tragico. Ci dicono che intanto scrive le cose essenziali, scrive il canto e il basso continuo. Vivaldi scrive con l'inchiostro nero, ancora scuro, tutta la parte del flautino e il basso. Le cose fondamentali, l'ossatura, quel che c'è in mezzo ai ripieni, cosiddetti ripieni, comincia a scrivere con l'inchiostro nero, li finisce l'inchiostro nero, cambia inchiostro e continua con quello allungato a scrivere l'ossatura. Cioè si vedono proprio le fasi, il prima e il dopo, e allora capisci come la pensa, che non scrive contemporaneamente tutto, perché l'immaginazione, l'invenzione musicale è flebile, tipo tenere a mente 10 battute, 20 battute, poi alla fine dimentichi, arriva la 20ª battuta, te le canti dentro, ma rischi di ti frani, che tu ti dimentichi, cioè devi proprio essere veloce a scrivere, e questa velocità dello scrivere, del fissare, uno si fissa le cose importanti. Mozart, che scrive il Requiem, poverino, e sta male, comincia, vedete la prima pagina del Requiem, peccato non ve l'ho portata perché è bellissimo il manoscritto del Requiem, dove si vede che ancora sta bene poverino e scrive tutto, le prime pagine sono complete, poi comincia a star male e comincia a scrivere a spruzzi e scrive le cose fondamentali, gli appunti fondamentali, il coro c'è sempre, è fondamentale, quello che canta il coro, il basso è fondamentale e ogni tanto qualche spruzzo di flauto, qualche spruzzo di violino, qualche piccola idea del ripieno di come, e poi tanto basta fissare una battuta, poi dopo quando ci ritorni già volevo far così, basta quello, e poi glielo completa l'allievo, Süssmayr, eccetera, i vari strati. Però ecco, queste cose sono, io mi entusiasmo, posso capire che non siano molto entusiasmati nel pubblico, però la bellezza dell'opera non sta soltanto nel risultato finale, ma anche andare a vedere come ci siamo arrivati, come il compositore, come l'uomo pensi. Questa per esempio è una cosa che non ci immagineremo. Questo è un concerto per violino che Vivaldi ha scritto per il suo allievo tedesco, Johann Georg Pisendel. Pisendel è uno dei più bravi violinisti tedeschi. Arriva da Dresda a Venezia nel 16 del 17, a seguito del principe elettore di Sassonia, che lo manda a studiare. E Vivaldi per 2 anni insegna questo a Pisendel. Quando Pisendel torna a Dresda, gli continua a chiedere continuamente musica, e Vivaldi manda musica per posta. Ora, in Germania erano bravi, sì, ma non erano bravi come in Italia. Il basso continuo, cioè l'armonizzazione fatta per il clavicembalo, per la tiorba o per l'organo, che suonavano insieme al gruppo degli archi, doveva essere scritta tramite dei numerini al basso. Uno scriveva la linea del basso, la mano sinistra suonava questo basso, del clavicembalo, la mano destra non c'era scritto nulla, scrivevano dei numeri sul basso, questi numeri significavano l'armonia. Come si scrivono gli accordi per la chitarra oggi con le lettere, insomma, una specie di alfabeto semplificato per indicare l'armonia. I compositori italiani non scrivono quasi mai questi numeri, perché in Italia la musica, l'armonia si sa, e quindi si scrive il basso e qualsiasi coglione di cembalista italiano sa mettere le mani bene e sa fare un basso continuo. In Germania non gli hanno richiesto di scrivere i numeri al basso. Vivaldi a un certo punto scrive solo pochi numeri particolarmente grossi, 7, 6, 7, 6, 7, 6, e sopra ci scrive per gli coglioni. Vedi, appunto, per gli coglioni. Anche qui si vede l'uomo che a un certo punto si è stufato e gli manderà in Germania questa cosa è a Dresda e dà dei coglioni anche ai dresdensi. Però se voi prendete l'edizione moderna, ricordi, Benenreiter, di questo concerto non c'è scritto, ci manca questa informazione che non era così utile, però è un momento di
di vita, non solo di colore, che ce lo rende simpatico, ma capisci anche perché in Italia si scrivevano o non si scrivevano, i tedeschi ne avevano bisogno. Questa è una pagina benissimo scritta da Pisendel. Pisendel scriveva così, ma si vede che è un diligente allievo, non voglio dire che fosse un coglione, ma è tutto un altro mondo. E i tedeschi scrivono su carta in formato verticale, come i francesi, quindi noi quando già abbiamo il foglio davanti a noi sappiamo se siamo in Italia, in Francia, in Germania, il tipo di carta. Già questa è un'informazione. La carta veneziana, quella che avete visto finora, ha queste linee guida. Aspettate. Ecco, vedete a capo sulla sinistra dei pentagrammi c'è una linea verticale che fa inizia. E dall'altra parte c'è lo stesso, una linea, si chiamano linee guida. I cartai veneto-lombardi avevano questa manifattura per cui avevano dei rastrelli a 10 punte, a 10 pentagrammi, che in un'unica azione rigavano il foglio con 10 pentagrammi, 8, 12 o 16 diversi. E questi pentagrammi si muovevano entro queste linee pretracciate. Quindi la carta veneziana con la filigrana 3 lune si vede lontano un chilometro perché ha queste caratteristiche. La carta tedesca invece, come quella francese, la tracciavano rigo per rigo. Questi pentagrammi sono tracciati con un rastrello solo, inzuppato nell'inchiostro e fatto un gruppo. Per cui le distanze per vari pentagrammi a volte sono diverse, a volte sono un po' più storti, non sono paralleli, a volte sì, a volte no. E anche queste misure tra le distanze per pentagrammi, c'è tutto un mondo, che una scienza che si chiama l'astrografia. Qualche disgraziato che si mette a contare i decimi di millimetro che ci sono tra, ma veramente che ci servono per datare le opere. Perché se pensate che in Vivaldi, io vi ho citato 250 concerti per violino, 380 musiche strumentali, non c'è una data a pagarla, solo sul concerto della lingua di Sant'Antonio c'è scritto 1712, tutto il resto non ha una data. Come si fa a sapere in che anno l'ho scritto? Tutte le informazioni convergenti da lettere, testimonianze biografiche, astrografia, copisti, eccetera. Questo manoscritto che è a Dresda, e purtroppo sapete che Dresda in aprile del 45 fu tragicamente distrutta, e molti manoscritti vivaldiani sono andati bruciati, sono andati distrutti. Li avevano ricoverati in sotterranei con le porte a prova di fuoco, avevano delle porte ignifughe, metalliche molto forti, e un po' di fuoco c'è entrato anche nei sotterranei, infatti questo qui è stato un po' bruciacchiato, però quello che non è stato bruciato dall'acqua lo ha dilavato l'acqua dei pompieri di dopo per spengere gli incendi, si sono allagati tutti questi sotterranei, e quindi sono manoscritti o bruciati o dilavati o tutti e due, questo è sia lavato che bruciacchiato. Però nonostante questo è l'unicum di una composizione che non avremmo altre fonti, siamo riusciti a ricostruirlo. E poi c'è una storia varia, vabbè, non devo dire comprare, se non si fa buio. Questo Dixit 4 che è stato scoperto recentemente a Dresda, è un Dixit di Vivaldi, però c'è scritto con grafia elegante Dixit a 4 con strumenti del signor Baldassar Galuppi, detto Buravello. Quindi non è di Vivaldi, è del signor Baldassare Galuppi, altro compositore un po' più giovane di Vivaldi. Perché succede quello? Questo è fatto per l'ospedale dei mendicanti, cioè proprio è una copia degli anni 50 del 700. La carta veneziana ormai la riconoscete anche voi. Il copista veneziano, ve lo racconto io, è il prete Iseppo Baldan, il capo di una delle più grandi copisterie veneziane di quegli anni lì, che aveva bottega a Rialto. Quindi ha tutti i crismi per essere una trasmissione di informazioni autentiche. Se non fosse che Iseppo Baldan era un gaglioffo, bugiardo e truffatore, che ha preso per il culo sia la corte di Dresda, sia noi fino a pochi anni fa. Ve la dico brevemente. Lui aveva a lavorare nella sua copisteria due nipoti di Antonio Vivaldi. Questi due nipoti li facevano da copista. Questi nipoti gli hanno fornito musica dello zio, probabilmente sotto banco, sottratta allo zio senza che lui lo sapesse. Poi Vivaldi muore, povero e dimenticato a Vienna,
la sua musica, come vi ho detto, passa di moda. Chi c'ha Vivaldi non gli rende più nulla, non si suona più, non è più richiesta. Baldan negli anni 54, circa 56, è al centro della scena musicale veneziana, perché un cubista è una potenza. È il collettore di tutta la musica dell'epoca. Tutti i compositori vanno da lui per farsi copiare la musica. E cosa fa? Se è una persona onesta, fa le copie e prende i soldi. Se è una persona disonesta, come questo prete maledetto, fa le copie per il compositore e anche per sé, e poi la rivende e la rispaccia in giro. Quindi lui ci aveva tutto questo giro di partiture truffaldine. Cosa fa? La corte di Dresda, quella di Pisende, del principe elettorale di Sassonia, che è la più bella orchestra del mondo dell'epoca, fate conto come oggi ci sono i Berlino e Filarmoniche, ecco, l'orchestra di Dresda è l'orchestra e la cappella musicale più bella, più splendida, meglio pagata, con i migliori musicisti. Ha continuamente bisogno di musica, e la musica di moda è importante, la musica italiana, quindi chiedono sempre a Roma, a Venezia, uno come Zeppo Baldan fa quattrini a palate, perché se c'ha un cliente come la corte di Dresda, vi immaginate, gli fornisce nel 54 un bel vagone di musica fresca. Musica fresca vuol dire compositori di una generazione dopo Vivaldi, Baldassarre Galuppi di grande moda e tutti i vari Vinci, Leo, Pergolesi, questa gente qua. Finisce la pompa della musica, non c'ha nulla, questi chiedono ancora musica, non c'ha nulla da mandargli di nuovo. Gli manda, tira fuori le partiture del vecchio prete Vivaldi e ci scrive sopra del signor Baldassarre Galuppi, detto il Buranello. Quindi veicola a Dresda 5 composizioni autentiche di Vivaldi con questo bel frontespizio elegantemente calligrafico, spacciandole per Baldassarre Galuppi. Ci ha preso per il naso sia il principe elettore, che era sicuramente male, sia noi fino a poco tempo fa. Di questo Dixit me ne sono accorto io perché ci ho trovato musica vivaldiana autentica. E da lì l'aggancio è stato, da una cosa poi nasce un'altra, e poi lo strumentario usato in questo Dixit non è mai stato usato da Galuppi non ha mai scritto nulla per Chalumeau o per Virginia Tromba Marina, che erano tipici strumenti della, non dei mendicanti ma della Pietà, e insomma l'abbiamo trovato. L'ultima composizione mal attribuita fraudolentemente dal maledetto Baldan è stata scoperta l'anno scorso, un Letatus Sum che ha scoperto Michael Talbot, sempre Dresda. Quindi per dire, queste cose, l'imperatore, le carte, gli archivi parlano e ci danno una valanga di informazioni e tanta soddisfazione. Scusate se vi ho parlato un po' troppo di questa cosa. Saccheggio, un reperto prezioso, è l'inventario dei beni vivaldiani stilato post mortem dal notaro Antonio Gasparini per ordine del magistrato e su istanza del creditore Artamano Tosi. Non lo cito letteralmente, ma lo sciolgo nella narrazione affinché il lettore possa camminare nelle stanze dell'appartamento disabitato di Vivaldi e trovarci quello che effettivamente c'era. Ecco, lo dice lui stesso, il segreto è scioglierlo nella narrazione e creare un thriller storico così, insomma se lo leggerete lo vedete, così avvincente con le competenze che avete sentito di Federico Maria Sardelli. Io lo ringrazio tantissimo di essere venuto da noi, vi chiedo se qualcuno ha delle domande o delle curiosità. Davide Puccini, musicologo... appassionato si può dire, qualche disco l'ha sentito, filologo sì, ma della parola, non della musica, sono un semi analfabeta, quindi no, veramente. Mi aspetto una domanda pericolosissima. No, sono rimasto a bocca aperta perché cioè, tutto quello che ha detto era splendido, una cosa veramente. Due domande, una riguarda un altro grande dimenticato, perché è vero che Vivaldi è stato dimenticato proprio per due secoli, ma anche Bach non ci ha scherzato. A suoi tempi era un illustre sconosciuto, mentre Telemann era famosissimo.
e credo sia stato Mendelssohn a riscoprirlo, quindi almeno un po' prima di Vivaldi è stato scoperto. Ecco, Bach però ha scritto dei concerti copiando Vivaldi, no? Mi sembra per clavicembalo. Da dove la prima domanda che faccio, quindi da dove l'aveva presi? Probabilmente forse da qualcosa era stato pubblicato, quindi che era, lo chiedo a lei perché per me veramente. L'altra cosa che mi ha stupito, che quindi vi chiedo, riguarda invece quello che per me è il sommo di compositore, cioè Mozart. Per me sono mozartiano sfegatato, cioè tutti sono musicisti, lui è la musica, cosa. Ho sempre saputo, ho sempre pensato da quello che ho letto, che quando Mozart ha conosciuto Bach, per lui c'è stata una crisi forse l'unica della sua vita. Lui scriveva musica come se qualcuno gliela dettasse, perché ha cominciato a scoprire il contrappunto vero, insomma, sì, quello, sì. E quindi tutta l'ultima parte della sua opera, sì, è molto diversa dalla precedente. Lei ha detto che il clavicembalo per temperato di Bach però era conosciuto e che probabilmente lo stesso Mozart ha potuto studiarlo. Questa cosa mi ha stupito grandemente. Pensavo che, siccome il clavicembalo per temperato come contrappunto credo ce l'abbia già abbastanza, ma proprio mi ha sorpreso. Pensavo che Mozart non lo conoscesse per nulla Bach, perché credo sia stato il barone Basswieten che gli ha passato questi manoscritti di Bach e di Händel, che poi sono due grandi contemporanei, e Mozart ha scoperto, insomma, il vero contrappunto bacchiano. Grazie. Hai visto che qualcosa ci capisce? Fanno destra, no? Qualcosa si alza. Metti in imbarazzo. Solo passo. No. Allora, ho già dimenticato la prima domanda. Dove l'ha copiato? Ah, Bach. Allora, Bach nel 13 va lì a Weimar, alla corte di un principe che è fissato con la musica di moda italiana, perché la moda è l'Italia. I tedeschi, come i francesi, si affacciano a quella italiana con interesse perché sono gli italiani sono all'avanguardia, e questo principe chiede a Bach, anche a suo cugino Johann Walter, di trascrivere più musica possibile, perché la trascrizione è uno dei mezzi di trasmissione privilegiata della musica, non avendoci dischi, non avendoci internet e non avendoci sempre l'orchestra a disposizione. Per ascoltare un concerto di Vivaldi, se non c'ho l'orchestra, come faccio? Me lo suono al clavicembalo, lo riduco per il clavicembalo. Quindi questo principe faceva ridurre per il clavicembalo a Bach una valanga di musica fresca che veniva dall'Italia, e musica di Vivaldi, di Albinoni, di Tessarini, di tutti, Benedetto Marcello, cioè quelli che erano i compositori più alla moda. Quindi Bach lavora soprattutto su fonti a stampa, perché dovrei aprire una parentesina sulla trasmissione musicale. Io ho parlato finora solo di manoscritti. Esiste anche la stampa musicale dal 500, da quando Petrucci inventa questo sistema. Ebbene, la stampa musicale è un processo complicato e costoso. Esistono al tempo di Vivaldi due, si biforca la stampa musicale. È stata per secoli xilografia, incisione su legno, su matrici, quindi rullo e matrici che imprimono le parti sollevate sulla carta, no? E si incide via con la sgorbia tutto quello che non deve stampare, il bianco si scava via. Questo procedimento del 500 è laborioso, costoso, eccetera, e fa sì che una matrice serva solo per quello e non si possa riutilizzare. Poi viene fuori dopo il procedimento a caratteri mobili, si inventa come nella stampa della letteratura, insomma, dello scritto. Una nota per ogni, si fanno frammenti di pentagramma, ogni porzioncina di pentagramma si porta dietro una sua nota, nel rigo, nello spazio, su e giù, e si compongono questi blocchettini che a questo punto fusione in piombo, questi blocchettini legati insieme come si fa con la tipografia normale, e quella è la stampa in caratteri mobili, che però ha dei difetti e dei grandissimi, perché questi blocchettini sono rigidi, gli accapi non sempre funzionano, non si possono unire, vedete la musica è unita con, vedete le linee orizzontali che uniscono le note, che ci dicono se sono crome, semicrome, cioè sono informazioni fondamentali, queste travature si chiamano, che passano attraverso il pentagramma, e con i caratteri mobili non si possono rendere, perché ci sono migliaia di combinazioni possibili. Quindi ogni nota ha la sua codettina, e ogni nota, ogni blocchettino non comunica con l'altro, quindi la musica stampata a caratteri mobili
non solo è laboriosa da essere composta, da essere prodotta, ma è di difficile lettura, è di faticosa lettura, le girate di pagina, le roba da sgomentarsi, perché gira quando vuole lei, magari se nel mezzo di un pezzo difficilissimo, sei costretto a girare pagina, quindi perché non la puoi prevedere e organizzare. E questa era la stampa al tempo di Vivaldi, era la stampa a caratteri mobili, che era sempre più negletta. Alla fine viene fuori, all'inizio del Settecento, prende per fortuna avvio la stampa sul rame, come l'incisione artistica, le acqueforti, i mulini di Durer, si incide sull'asta di rame con un mulino che scava. A questo punto l'incisione non è più in rilievo, ma è in piano, è in cavo, cioè stampano i solchi che io incido. È l'inchiostro che si deposita nei solchi che viene trasferito poi con i rulli sulla carta. E quindi si chiama calcografia. La calcografia applicata alla musica apre nuovi mondi, perché con la calcografia puoi fare tutto. Io posso fare le travature, posso fare un disegno, posso fare un ritratto, come faccio un'incisione alla Durer, posso fare qualsiasi cosa, palline e righine fluttuanti, solo che ha un costo altissimo. Le lastre di rame sono carissime. Se si sbagliano, si butta in una lastra di rame, si rifà, si rifonde. Quindi la stampa musicale è una cosa costosa. E i compositori dell'epoca di Bach e Vivaldi si rifanno alla stampa musicale solo per poche cose. L'opera 1, 2, 3, 4, fino alla dodicesima di Vivaldi non rappresentano le sue opere. Al tempo di Beethoven il compositore stampa quasi tutto quello che scrive. E i Werke ohne opus salve, cioè i lavori senza numero d'opera, sono una ristretta minoranza, perché le sue opere sono vigilate, volute, e veicolate dalla stampa grazie alla volontà dell'autore. La stampa si è più diffusa e diventa molto più abbordabile. Al tempo di Vivaldi la stampa è costosissima e l'autore stampa poche cose. A questo punto a Bach arrivano le cose a stampa di Vivaldi e qualche raro manoscritto. Io ho avuto la fortuna di pubblicare l'anno scorso un nuovo concerto di Vivaldi che era stato trascritto da Bach e che si credeva fino all'anno scorso che fosse di Torelli. E invece ho potuto dimostrare che era di Vivaldi, perché, vabbè, ve lo dico, la musica è spaccata, o un De Micheto. Questo per dire che Bach lavorava soprattutto su opere a stampa, e quindi diciamo sulle cose più banali, le cose più commerciali dell'epoca, quello che arriva sia ad Amsterdam che a Parigi, che a Berlino, che a... Ma il manoscritto era una cosa più interessante, perché il manoscritto ci mostra varianti d'autore, ci mostra interpolazioni, ci mostra come questo manoscritto che appunto io ho capito non essere Torelli ma essere Vivaldi, abbiamo un numero in più di Vivaldi. E quanto alla conoscenza di Mozart del clavicembalo, lo conosceva il clavicembalo ben temperato, e il barone Franz Witten gli mostrò tutte le altre fughe, quelle a quattro, quelle per arti, quelle... E lui si mette a trascrivere, cominciò a scrivere gli adagi e fuga, come lei ha ben rammentato, questa è l'ultima stagione mozartiana di infatuazione per il contrappunto, mette il contrappunto anche nelle sinfonie, nella 41, il finale della Jupiter, ci sono elementi di fuga, di contrappunto. Quindi la trasmissione di Bach si era ridotta, cioè non bisogna aspettare Mendelssohn, come lei ha giustamente ricordato, nel 28, mi pare 26, no, nel 1828, quando mette su la passione di San Matteo. Quello è il punto fermo della grande rinascita, ma c'è una trasmissione ancora sotto traccia e continua di opere che sopravvivono a livello didattico e che studiano sia Philipp Bach, quindi Carl Philipp Emanuel, Wilhelm Friedman, e che si trasmettono ai musicisti per formarsi. Che noia! Ci sono altri interventi o domande o curiosità che avete già? Anche meno colti. Comunque chi è interessato al libro L'affare Vivaldi è in venta lì, quindi c'è anche l'autore lista con un metodo sicuro per indovinare il gratta e vinci. Questo è un altro titolo della sua biografia, però noi purtroppo questo non ce l'abbiamo, ci abbiamo da fare vivere. È fuori commercio, ma magari su eBay a 300 euro si può trovare. Perché se no non vinceva con la
Se non avete domande, richieste in denaro, io vi ringrazio per la partecipazione. Grazie. Dei Rondoni sulla poesia, archivio e poesia. E poi dopo da Davide Riottino.